aspetta, dobbiamo far stare lui. Eh ma ci sono Aspetta, prendo io. Una sedia pure no, no, piccola. No, no, ma io porto solo i saluti. Porto solo i saluti e poi mi posso ci invertiamo. Sì, sì magari io porto. I... Ci sta, siamo in troppi, magari un po' di soldi e poi... Eh? Okay. L'acqua ci manca, ma ce la porteranno. Buonasera a tutti, grazie ai presenti per aver sfidato anche oggi pomeriggio come ieri eh, gli elementi avversi. E grazie e un saluto a chi ci segue eh, in streaming. Eh, questa sera siamo al secondo incontro di uno dei nuovi eh, contenitori, chiamiamoli così, eh, di eventi eh, collegati da un uh, tema comune. In questo caso la rassegna eh, vedete è stata intitolata Una, 10-100 mille voci di donna. L'edizione Precedente, l'incontro precedente, come ricorderete, è stata la presentazione del libro Femina di Baghisio eh, Bandino. Questa sera, invece, il tema sarà Grazia D'Eredda con un bel titolo Le infinite grazie possibili, incentrato sul libro eh, dopo il divorzio. E credo che si confermi sempre di più l'importanza di questo edificio, per tanti anni, decenni, chiuso alla pubblica fruizione, come luogo culturale, luogo di eventi e eh, centro di formazione, quello che un museo, soprattutto un museo autonomo, deve essere. E quindi siamo sempre, è sempre un piacere eh, accogliere un pubblico così numeroso alle nostre, alle nostre iniziative. Quindi vi auguro un buon ascolto. Grazie. Allora, buonasera, ehm, eh, soprattutto non soltanto ai presenti. Eh, arrivati qui eh, a Castel di Suso in, in mezzo a una tormenta quasi di acqua, tanto nei nostri paesi sta nevicando, quindi credo che molti ci ascolteranno. Anche il tema interessante. A dir la verità eh, bisogna anche spiegare un po' la genesi eh, che abbiamo seguito per questa iniziativa. Eh, voi sapete, eh, così ce ne siamo accorti. Io poco a dire la verità, uh, delle, uh, anne, uh, di un anniversario importante per Grazia d'Eredda. Uh, come accade in Sardegna i comitati i sagri, i novenari, tu, e sagre, novenari, noi moltiplichiamo tutto, 7000 nuraghi, eccetera. A noi una cosa sola non ci piace, ne dobbiamo fare molti. Poi l'importante non è che cosa si produce, ma che intanto si creino comitati delle feste. Io non mi sono, a dire la verità, essendo abituata a parlare in maniera molto trasparente, io non è che mi sia molto accorta di tutte queste iniziative che tutti questi comitati hanno fatto. Deve essere, ancorché stia attenta alla lettura dei giornali, che forse sostanzialmente mi è sfuggito qualche cosa. Allora, nel momento in cui è uscito questo libro di Giancarlo Porcu, che io conosco perché pubblicò. Una attenta analisi critica dell'opera di Pisurzi, che è uno dei più grandi poeti sardi, costruendo un corpus e distinguendo, e inventando una cosa che si chiama filologia della lingua e della poesia sarda, essendo lui di storia filologica, finalmente eh, questi grandi poeti, eh, alcuni del mio paese, ma non solo, hanno iniziato a essere ancorati a cose per tabula appena più attendibili. Così è successo per questo libro che io francamente non conoscevo ehm, ma che si chiama Dopo il divorzio, oggi credo che ci sia, anzi c'è una recensione anche sul venerdì della Repubblica, non so no, no. nel senso che c'è un su Dopo Sì. Il divorzio, ma sì. Che, che una fantomatica edizione in che non è neanche la Mi tua Sì. essendo lui tra l'altro filologo editore nuorese non le manda neanche a dire io essendo di storia lugudorese attutisco tutto invece lui direttamente io stavo per dire adesso se ne parla oggi Così, ecco, non in maniera così dettagliata. Invece, Giancarlo Porco ha fatto una uh, edizione critica di quel lavoro, uh, uh, tra l'altro uh, ricostruendo le fonti, gli archivi e con, in qualche modo uh, prospettando questa nostra grande scrittrice fuori dalle immaginette in cui spesso è stata collocata. Comunque, l'idea a quel punto: a partire dal libro di Giancarlo Porcu, per cui le, le persone qui convocate oggi, interpellate a parlare di Grazia Deledda, in fondo non parleranno del libro di Giancarlo Porcu, che, di cui a chiusura lui riferirà alcuni elementi, ma parleranno delle mille grazie possibili dal fatto che io eh, eh, mi sono posta un problema e eh, una domanda, essendo che eh, eh, Nell'ambito degli organismi collegiali di questo museo non tutti sono sardi e noi diamo per scontato che tutti conoscano ogni nostro pettegolezzo, ogni nostra storia. In realtà è sempre un discorso tra noi eh, e basta, per cui chissà. Quanti o quante conoscono effettivamente Grazia Deledda. Chissà quanti di noi sanno chi era Grazia Deledda e come, come abbiamo imparato. Io ho imparato molto da Giovanna Cerina, eh, da una iniziativa che lui, lei fece su Cosima. Eh, cioè questa autodescrizione, le ho ora iniziato a leggere anche le lettere che questa donna scriveva, ovunque, rendendomi conto. Che in realtà lei non era come esattamente veniva percepita ma neanche come lei stessa si descriveva tant'è vero che devo a um, alla cocordo la ex direttrice dell'archivio di stato a marinella ferrai che mi ha mandato un numero rarissimo di una rivista del 1913 che non conoscevo dove ci sono due cose estremamente interessanti una descrizione che una eh, giornalista fa delle femme savanne eh, francesi che sono esibizioniste, che sono eccentriche, mentre ce n'è una di femme savanne vera, una sarda, che non se la suona, non se la canta, è una baba mamma di famiglia, ha questi due figli. E, pubblica questa rivista una serie di fotografie dove lei si mette in posa, lei sa cucinare, accudisce il marito, insomma c'è un ritrattino per certi aspetti stereotipato, ma contemporaneamente questa signora, questa nostra scrittrice, eh, nella variante americana di questo libro in realtà eh, ne fa un'altra versione. Quindi quando io ho detto così una battuta, che sembra un opportunista che coglie le occasioni che le capitano, che è un po' diversa, allora abbiamo pensato di mettere insieme gruppo, un gruppo di persone, di donne, che dal loro punto di vista, dal loro sapere, la guardassero con sguardo diverso e la leggessero a partire da che la, quella che è la loro competenza. Eh, quindi questa Nuorese, che è Proda Cagliari, che le piace molto, che individua uno in una cena, in una serata, pensa a quello me lo sposo che mi porta via. Quindi è una determinata a capire esattamente che cos'è una pratica di relazioni risolutiva e ciò non di meno fa un patto straordinariamente intelligente e proprio molto emancipativa Allora, come si vestiva, come guardava l'obiettivo che la ritraeva, è una che è stata ritratta molto. Dunque, cosa c'è dentro i suoi scritti? A noi spiace stasera le facciamo gli auguri perché ci sta seguendo, perché Susanna Paulis, che avrebbe dovuto par parlare della parte tradizionale che è molto presente negli scritti di Grazia Deledda su cui Susanna ha molto pubblicato alla febbre a 38 e mezzo, 39, quindi le auguriamo di guarire appunto quanto prima, ma eh, cos'è l'idea del sacro anche? Ecco, detto questo, noi abbiamo chiesto poi a due Fondatrici degli amici del, del, del museo che sono uh, Lucida Tiziana e, e um, Lia Careddu, di leggerci anche qualche cosa da questo dopo il divorzio. Nella, eh, nella mail che mi ha mandato Marinella Ferraico Cortu eh, c'è un grande inedito che è la lettera che eh, eh, Grazia de Redda scrive a Francesco Cocort, un ministro. Era, se vi ricordate, uno che aveva sostenuto il divorzio e il Papa, essendo uno eh, monarchico cattolico, se l'era anche presa. E eh, quindi in quella lettera si capisce, per le altre lettere, tra... <coughs> Grazie a Deledda e Cocorto non le abbiamo, ma grazie a Deledda si riferisce ad altre lettere che lei ha scritto a Cocorto, quindi conosceva quella legge, sapeva molto della legge sul divorzio, che era una cosa che sostanzialmente in quel momento una parte eh, importante sosteneva, quindi non era una donna fuori dalla... Ehm, dalla politica e della relazione politica. La lettera che scrive, va detto che la lettera che scrive a Coco era eh, per chiedere la grazia per il fratello che era in galera praticamente per aver fatto delle cose, delle ruberie e cose di questo genere. Ciò detto, eh, chiamo oh, Lia Caredu e Tiziana Truia ed è il primo pezzo che loro leggono, e poi eh, la parola immediatamente a Giovanna Caltagirone, che ha insegnato all'Università di Cagliari letteratura italiana e che. Parlerà della dimensione del sacro nel, negli scritti di Grazia Delena. I giurati, quasi tutti vecchi e grassi, sedevano già ai loro banchi. Uno aveva un enorme naso aquilino. Due, con barbe folte e occhi selvaggi, sembravano banditi. Tre, aggruppati con le teste vicine, ridevano leggendo un giornale. Apparve il presidente, dal viso roseo circondato di una scarsa barba bianca. Il pubblico ministero, giovine, con baffi biondi dritti, in un viso sanguigno di prepotente, il cancelliere, l'uscere. Nelle toghe nere a Giovanna essi parevano maghi, feroci maghi venuti lì per stregare fatalmente il povero Costantino, Egli stava nella gabbia, come un grande uccello fremente tra le figure granitiche dei carabinieri, e guardava verso Giovanna, ma senza più sorriderle. Sembrava oppresso da cupa tristezza e davanti a quegli uomini arbitri del suo destino. I suoi occhi limpidi di bambino s'offuscavano di terrore. Anche Giovanna si sentì prendere il cuore da una mano di ferro. A momenti quella stretta le dava punture di dolore fisico. L'avvocato, un piccolo giovine giallo roseo, aveva cominciato a parlare con vocina stridula e femminile. La sua difesa era stata già abbastanza disgraziata. Ora egli ripeteva le cose già dette e le sue parole cadevano nel vuoto come stille d'acqua in un gran vaso senza eco. Il pubblico ministero dei baffi dritti conservava la sua aria insolente qualche giurato credeva di far molto mostrando un viso paziente gli altri a giudicarli bene si capiva che neppure ascoltavano soltanto zia Bacchisi e Giovanna e l'accusato ponevano mente alla replica della difesa e più l'avvocato parlava più si sentivano perduti Qualche altra persona giungeva, ponendosi dietro Giovanna, che ogni tanto volgeva vivacemente per vedere se Paolo veniva. Non sapeva perché, ma lo aspettava ansiosamente. Quasi la presenza dello studente potesse giovare all'accusato. Quando l'avvocato tacque, Costantino balzò in piedi, si fece rosso e chiese di parlare. Ecco, ecco, disse con voce incerta, ditando il difensore. Il signor avvocato ha parlato, mi ha difeso e io lo ringrazio. Ma non ha parlato come volevo io. Non ha detto: Ecco, non ha detto, si fermò anelante. Il presidente disse. Aggiungete pure alla vostra difesa tutto ciò che credete. L'accusato rimase pensieroso ad occhi bassi, rifacendosi pallido. Poi si passò la mano un po' convulsa sulla fronte, quasi graffiandosi, e sollevò il capo. Ecco, mh, mh, cominciò a, a voce bassa. Io... Io... Eh. Non poté proseguire, strinse il pugno, si volse inviperito verso l'avvocato e gridò con voce tonante. Ma lo dica dunque che sono innocente, che sono innocente io! L'avvocato mosse una mano, accennandogli di calmarsi. Il presidente sollevò le sopracciglia come per dire... Ma se egli lo ha detto cento volte, è colpa nostra se non possiamo crederci. E un singulto di donna fremette per la sala. Era Giovanna che piangeva. Zia Bachisa la trasse fuori riluttante e piangente, e tutti, tranne il pubblico ministero, diedero uno sguardo alla lotta delle due donne. Poco dopo la corte si ritirò per deliberare: Costantino? Costantino, sei vivo? Sì, sei vivo. Ma sei malato, non è vero? Cos'hai? Cos'hai? Costantino gemette, vinto finalmente da un sentimento di tenerezza. No, non lo avevano dunque dimenticato. Giovanni pensava a lui con ansia, lo mandava a cercare, soffriva per lui. Il suo rancore svanì, ricordò le parole poco prima pronunziate da zia Bachisia. Anche te, ed ebbe paura che Giovanna fosse malata. Sei ferito? ripete zia Bacchisia. Sì. Chi ti ha ferito? Un sicario di Martina Dejas. Ah. Esclamò Zia Bakchisia. Vibrante d'odio. Ma subito dopo la sua voce si radolcì. Eh, dicono che Dio non paga il sabato. Bronto Deias sta per morire. Mm, disgraziato. disgraziato. <ride> ah. Costantino ebbe come una scossa elettrica. Si alzò, si ripiegò, cadde in ginocchio e nel buio le sue mani si incontrarono con quelle di Zia Bacchisia. E costei sentì le povere mani scottanti del giovine che tremavano nelle sue per un momento. Costantino. Costantino, anima mia, disse un po' spaventata, paurosa di aver dato un'emozione troppo forte al disgraziato già esaurito dal dolore e dalla malattia. Ma Costantino, cos'hai? Tremi tutto come un agnellino. Sì, Brontudei esa sta male, ieri è tornato, era festa ed ha bevuto, si è ubriacato fino a perdere la ragione. In questi ultimi tempi beveva ancora di più e tu lo sai, si ubriacava ogni giorno anche quando stava in campagna. Ieri, come ti disse, si ubriacò bestialmente e si bisticciò con sua madre e con Giovanna. Voleva bastonarle, tanto che le donne spaventate corsero a chiudersi nelle loro camere. Egli rimase in cucina e si coricò accanto al fuoco. Dopo qualche tempo, però, le donne lo udirono gridare. Credendo che egli urlasse ancora per effetto dell'ubriachezza, non si mossero, ma quando egli tacque, zia Martina scese e trovò Bronto svenuto e orrendamente ustionato. Egli era caduto sul fuoco e il fuoco si era attaccato alle sue vesti accanto al focolare stava una bottiglia di acquavite vuota egli non ha ripreso coscienza il dottore dice che morrà stanotte ah oh, oh, povero Bronto no, no, egli non era cattivo era vizioso ma non cattivo Costantino Costantino cosa hai? Nel buio, zia Bachisia, che parlava e singhiozzava, si presa da pietà per Brontu e per Costantino, udì come lo scoppio di una risata pazza. Le mani del giovine si rigidivano, il suo corpo ripiegavasi. La vecchia ebbe paura che egli fosse impazzito, ma subito si accorse della luminosa verità. Costantino non rideva, no, piangeva. Piangeva di pietà egli, che fino a quel momento aveva creduto di poter odiare fino al delitto. Piangeva di compassione e di pietà per il suo mortale nemico. Brontu morì quella stessa notte. Giovanna e Costantino si riunirono qualche tempo dopo e la vecchia zia Martina, chiusa nel suo dolore, cupa come una quercia sfiorata dal fulmine. Non maledisse la riunione dei due giovani, ma neppure perdonò e volle con sé Marie la figlia di Bruntu e di Giovanna. Le due creature, la vecchia e la bimba, rimasero nella casa bianca, Giovanna e Costantino tornarono nella loro casetta grigia e là nacque un altro bimbo, Maltineddu. È un giorno di primavera. Il cielo ha il tenero colore del Miosotis, il grano ondeggia come un mare nelle campagne intorno al villaggio. Zia Martina fila sotto il portico e prega silenziosamente pallida e triste, ma quasi spiritualizzata dal dolore. Zia Bachisia fila sulla porticina della casetta. Giovanna cucisce. Costantino lavora. Nessuno parla. Ricordano. Nel centro dello spiazzo Mariedda e Multinetto giocano. Ridono, gridano di gioia come gli uccellini sulle siepi, vanno e vengono di tanto in tanto da zia Martina a Costantino, da zia Bacchisi a Giovanna, da Giovanna a zia Martina e tutti, compresa la vecchia madre del morto, tutti sorridono quando i bimbi si avvicinano. Essi sono la trama invisibile della pace e del perdono. Grazie. E volevo dire che davanti ci sono dei posti, se qualcuno vuole passare qui in seconda fila sicuramente, forse anche anche dietro, anche in prima anche in prima, tranquillamente sono state davvero, sono state state di una bravura <ride> che eh, sì. Sì. buonasera io sono molto contenta di essere qui, e ringrazio gli organizzatori e Maria Antonietta Monge in particolare eh, allora, anche se devo dire che il titolo che mi ha attribuito, la delega il sacro, non corrisponde all'argomento di cui parlerò, anzi, stando, anzi, stando ai no, agli illustri antropologi che abbiamo la avuto la fortuna di avere, eh, di avere qui a Cagliari e in Sardegna, eh, i sardi sarebbero privi del senso del sacro. Io non entro nel merito, però... Eh, vorrei dire che eh, parlerò: eh, ho cercato di costruire un discorso sulla presenza della Bibbia come fonte letteraria nell'opera di Grazia De Reina. Ecco, eh, forse non. Eh, mi sentite se parlo senza troppo? No, no, no. no. d'accordo. Sì, sì, sì. Eh, ecco, eh, indubbiamente la Bibbia eh, sopperisce alla quasi totale assenza di fonti classiche e alla relativa scarsa presenza di fonti moderne che solo nel 1912 raggiungeranno un picco in Colombi e Sparvieri. Io non mi sono chiesta quanta Bibbia sia contenuta nell'opera della Deleda, ma piuttosto come recepisca gli effetti che la Bibbia ha avuto nel modo di essere, di pensare e parlare di una cultura pastorale, antropologicamente arcaica, storicamente arretrata. A questi livelli si possono trovare risposte riassumibili in eh, dominanza dell'Antico Testamento. Più Apocalisse che San Paolo. Il Vangelo è certo presente, con la croce e la morte del Cristo, che non sempre però coincide con la buona novella. Io eh, limiterò proprio al minimo le citazioni per ragioni di tempo. Casomai si può rimandare. Allora, eh, quali modelli eh, narrativi eh, la Bibbia offre alla Deleda? Appunto, intanto modelli narrativi, temi indubbiamente, personaggi, struttura linguistica, dai versetti alla stereotipia oracolare. E poi certamente l'onomastica. La Bibbia in particolare l'Antico Testamento appare uno strumento capace di far emergere nell'opera della Deleida un arcaico radicamento che passa dalla lingua. Il versetto biblico si attaglia alla essenzialità formularia delle ricorrenti espressioni di benedizione e più spesso di maledizione direttamente tradotte in italiano dalla lingua sarda eh, va bene Salto le citazioni, scusate, ovvero dalla lingua sarda, ovvero eh, dalla lingua materna, dunque coniugata al femminile. Eh, oggi, eh, la lingua materna, appunto, in questo senso è valorizzata anche dalla teologia femminista e non è secondario sia in sé che nel contesto sociale sardo. Una lingua funzionale a parlare, proprio in quanto materna, a parlare della vita e della morte in rapporto diretto con l'assoluto. La lezione biblica e il sostrato linguistico-culturale si sovrappongono senza mediazioni, nella sostanzialità lessicale come nell'espressione di sentimenti primari. L'amore materno e la devozione filiale, filiale ma anche servile, la colpa e l'espiazione in una drammatica coincidenza fra l'inesorabilità della parola sapienziale e l'essere. La Bibbia è, è presente sia nelle forme più ingenue. Dal proverbio alla benedizione e alla maledizione, sia in forme colte, è però un sostrato attivo nella costruzione di un sistema simbolico della scrittrice, tanto radicato nell'ordine morale e sociale, quanto autonomo e libero, cioè capace di rovesciamenti, come vedremo. Già nel 1891, in occasione della pubblicazione di Stella d'Oriente, la scrittrice aveva utilizzato lo pseudonimo di Lia di Sant'Ismail. Fino al postumo Cosima, quindi al 1936, si suggella quella primaria esperienza di radicamento nella lettura biblica, che coincideva con una impoverita diffusione orale di poche pagine dei testi sacri, sedimentati però nella lingua sarda in forme certo essenziali, ma avviluppate alla profondità delle esistenze e delle coscienze. Una fascinazione per la sacra scrittura che verrà assecondata in quasi tutti i romanzi e agli esordi confermata da una corrispondenza in cui eh, Grazia Deleda dichiara di aver acquistato la Bibbia con i primi guadagni. In Cosima, nelle parole di uno dei tanti servi presenti in Deleda, si palesa il nucleo fondativo dell'opera della scrittrice, ovvero la condizione post-edenica del rapporto uomo-dio bloccata al Vecchio Testamento e non ancora illuminata dall'avvento del Cristo. Cito da Cosima il mito di una giustizia sovranaturale, l'eterna storia dell'errore, del castigo, del dolore umano. In Edera il nome di un servo è Castigu. E le parole di Genesi 3, 1-6, l'origine del male, sono lo strumento maieutico del prete su Annesa. Quando presenti, anche dai Vangeli, si allunga un'ombra cupa, quella del tradimento, emblema del mistero che li pervade e in cui molte vicende narrate si rispecchiano facendo di Giuda la sostanza stessa delle relazioni umane. Quel nome, spesso citato, diviene epiteto nelle forme dell'insulto e dell'accusa. Sei un Giuda, no? Anche i Vangeli, come si conviene, sono accolti nella semplice linearità della parola più presente in quella ingenua dei poveri personaggi di servi e mendicanti, sia pure mediata dal narratore. E nei sentimenti e nelle parole delle figure cristologiche, piuttosto che in quella proveniente dal pulpito. I preti più frequentemente citano la Bibbia fuori dalla Chiesa. Tutto il ciclo letterario e autobiografico di, di maturazione artistica della Deleida può leggersi come lotta tra Antico e Nuovo Testamento, ovvero fra etica vecchia e nuova della società sarda. E paradossalmente l'insufficienza dei Vangeli nell'espungere la memoria della condanna dell'Antico Testamento è attestata dalla presenza di figure cristologiche, maschili e femminili, di espiazione e salvazione, Giorgio, Efis, Elias, Oli, Annesia, portatrici di colpe proprie o d'altri e insieme vittime. Deleida attinge alle fonti religiose ma divulgate in forme linguistiche Intimamente connesse ai tratti culturali della sua terra e della prima formazione. Si può ipotizzare che essa abbia avu fatto, avuto le prime esperienze catechistiche in lingua sarda. Nel riferimento apocalittico presente in Edera, cito: Quando Gesù Cristo scenderà a piedi in terra e le montagne si spaccheranno. L'espressione appare creolizzata con un verso di minaccia ai feudatari che tutti conosciamo, Torride appesi in terra, dell'inno sardo di Mannu del 1794. In qualche modo blasfemo riferito al Cristo, riuscendo però nel mirabile artificio letterario di tradurre la lettura e l'esperienza dei testi sacri in patrimonio antropologico di un popolo. Una parola biblica stereotipata nell'espressione linguistica, veicolare, ma estremamente viva e attiva nell'esistenza di uomini e donne che ora subiscono, ora testimoniano i valori di quella civiltà religiosa. Nell'opera della Deleida il libro fondativo rappresenta qualcosa di più del deposito citazionale ripetitivo e relativamente esteso. Esso presta piuttosto un modello strutturale nel corpus delle opere più connesse allo schema di un'esistenza inesorabilmente dominata dal male e dalla sofferenza cui solo il sacrificio spinto fino alla morte e più raramente la speranza della rinascita interpongono una tregua. Non a caso gli echi dell'Apocalisse giovannea, dunque di un'opera che parla a perseguitati e a possibili martiri, sono presenti in cenere 1903 e nell'EDERA 1908. Percorsi entrambi dagli echi dell'Apocalisse giovanea, testimoniata eh, dalla presenza di due figure femminili vittime di martirio per la rinascita e la salvezza altrui, Oli e Annesa. In cenere vi si allude ripetutamente anche nella rappresentazione del paesaggio. Cito, la città gli sembrava una foresta di pietra attraversata da fiumi pericolosi e sentiva paura, pareva un miraggio apocalittico. Balenava il corruscare delle armi intagliate nel metallo del sole ed il sangue sgorgava a torrenti, inondando le infuocate pianure del cielo. Non è l'Apocalisse, ma è la, proprio la Deleuze. I due romanzi hanno un incipit e una conclusione analoghi, inizio e fine di un'apocalisse umana. Si aprono con i festeggiamenti notturni rispettivamente per San Giovanni e San Basilio, che imprimono ai due testi un ritmo temporale liturgico e non storico inclusivo anche di ritualità pagane. Dio, la Trinità, i quattro Vangeli, i dodici Apostoli diventano formule magiche di scongiuro. Uno, uno est deus, duos, duos, su che lu es a terra, tres sal trinidade, bator, sos bator, Vangelos. O Vangelos. Vangelos. Siamo in colonna. In Colombia e Sparvieri. Dunque, anche le coordinate temporali e spaziali sono regolate dagli astri e dai ritmi liturgici. Il paesaggio, lo spazio geografico, nonostante nella realtà sia scarsamente antropizzato e scarsamente segnato dalla storia, diventa spazio. Esistenziale, spirituale, sia in termini apocalittici che in forme di spiritualità, forse la più intensa presente nell'opera delediana. In Ledera, la serva Annesa testimonierà con la penitenza la fine del tempo. Anche in cenere, la passione del Cristo è portata dalla madre. Mentre l'intervallo temporale cristologico, inizio e fine, sono sacralizzati dalla nascita del figlio Anania e quindi dalla sua simbolica rinascita. La parusia del figlio è assicurata dal sacrificio morte della madre. Salto la citazione. Il personaggio di Anania in quanto figlio è molto interessante per la funzione di rovesciamento sacrilego e il figlio che vivrà del sacrificio della madre, della sua doppia nascita, vita terrena e celeste. Quindi è, è un personaggio eh, altamente cristologico la madre. Oli funge da Cristo che con la sua morte dà la vita ma è anche madre, e madre sarda che ha facoltà di vita e di morte. Questo nesso vita-morte, la letteratura lo eredita da un sostrato archetipico che trascende il tempo e non è mai mancante nella rappresentazione della madre presente nei romanzi di autori sardi. Faccio una piccola parentesi, eh, un segmento temporale di oltre 100 anni non annulla questo nesso vita-morte, che rappresenta anzi il nucleo centrale del romanzo di Michela Murgia Sacabadora, nonostante la distanza eh, ideologica della sua rappresentazione della madre, che pure si colloca in uno spazio altrettanto arcaico per quanto incastonato nella modernità, in un ambiente sociale altrettanto povero ma ormai arricchito per la donna dalla dimensione della speranza. Anche l'onomastica biblica conferma l'uso canonico e insieme il ricorrente meccanismo di rovesciamento di finalità e funzioni degli episodi della fonte biblica che deledda opera sul testo sacro. Sto per concludere, nel postumo Cosima l'autrice non esita ad intrecciare la propria genealogia con gli stessi patriarchi, dalsù, fra i quali siede la baglia di famiglia linguisticamente allineata con tutti gli altri servi della sua opera. Eh, fra i diversi personaggi biblici cui rimanda il nome Anania, è forse da preferirsi per l'accanimento eh, inquisitorio nei confronti della madre, ho qui la citazione, ma se volete se ci sarà tempo, ehm, l'accostamento al sommo sacerdote che a Gerusalemme interroga Paolo, San Paolo, Anania appunto. Dunque, per concludere, il percorso creativo dal 1900, da Elias Portolo, al 15, con Mariana Sirca, al postumo Cosima, Cosima Quasi Grazia, nel 1936, è segnato dall'essenziale trasformazione dell'aperta citazione di fonti letterari, letterarie moderne, Colombi e Sparvieri, nel, del 1912, che si affiancano alla prima fondamentale fonte per lei, per la deleda religiosa e mitico-letteraria insieme, appunto, rappresentata dalla Bibbia. Grazie. Allora, grazie a Giovanna, eh, che neitosamente. Quando ci incontrammo nel corso di Vittorio Emanuele, si sì, voleva sottrarre a questa cosa perché riteneva che lei non se n'era mai occupata, eccetera, eccetera. Ma come tutte le grandi civette, a partire praticamente vanitose, a partire da Grazia Deledda, che lo era in misura consistente dietro questo aspetto, appunto, eh, a me eh, continua a insistere su questa. Uh, mia, come dire, eh, ossessione del sacro, ad esempio, perché la, uh, la cosa che hai detto: a parte che noi eh, dobbiamo dire a tutti, come abbiamo già detto quando abbiamo parlato uh, di, di Liu con Antonello Soro e di Feminas eccetera, che eh, la nostra linea editoriale che si chiama Sardinie Memores, no? Perché sostanzialmente noi editeremo poi tutti questi nostri incontri, al di là del fatto che possono essere ehm, riascoltati nel nostro sito che è sempre più frequentato. Ecco, una suggestione mi ha suggerito adesso Giovanna a proposito di sacro di Bibbia, una cosa lontanissima apparentemente, so chi ci sta ascoltando, che è una cosa che ha fatto un signor Cavizzoso. Che era l'ex capo del, dell'archivio Arcivescovile di Cagliari, che ha pubblicato anni fa le relazioni dei rettori di Cuglieri, che sapete era il, um, il seminario um, regionale dal 1927 fino al 1971, dove a parte tutti i sacerdoti sardi sono, è passata tutta la classe dirigente sarda del secondo dopoguerra, a destra, a sinistra, a centro e di qualsiasi altra, uh, altra opzione. Ebbene, la, le, 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 io presentai quel libro alla facoltà teologica, è impressionante come in tutte le relazioni di tutti i direttori di Cuglieri, che erano gesuiti ed erano tutti piemontesi, osservavano no, la necessità di eradicare l'ossessione della madre in questi seminaristi sardi, l'ossessione della madre della Madonna e l'ossessione del Vecchio Testamento. Era un, una religiosità, chiamiamola così, se non vogliamo dire il sacro, vettero testamentare. Mi viene voglia proprio di richiamare, adesso Monsignor Capistoso sta vivendo a Ozieri, di invitarlo a presentare in una luce anche diversa, dentro questi nostri dialoghi, queste osservazioni che ci fanno capire di che cosa siamo fatti e di che cosa è fatta e come si è formata la classe dirigente sarda e anche scrittori e scrittrici della Sardegna e forse hanno tutto questo successo perché un mondo altro no? rispetto a un altro ovve. No, non c'è dubbio sì allora la parola adesso ad alessandra menesini che ci porta in una dimensione diversa urbana cagliaritana decisamente dal sacro al profanissimo io ho, mi è venuto in mente mentre buttavo qualcosa eh, giù per questa serata di trovare una, un nuovo epiteto per Grazia Deledda e questo epiteto è l'architettrice perché se c'è una donna che si è costruita la sua esistenza dall'A alla Z è proprio lei, uh, piccina, pallida, vestita di nero, così lei si descriveva sempre nelle lettere a, con uh, De Gubernatis, un, et, un etnologo, un linguista, un anarchico, tra l'altro perché era sposato con la uh, cugina di Bakunin. Per anni il famoso professore e la ragazzina di Nuoro si, si scrissero delle lettere molto interessanti. Lei aveva cominciato a scrivere a 13 anni. Poi aveva mandato la prima novella eh, a, una, a una rivista, l'aveva mandata di nascosto dai suoi genitori perché, nonostante che i suoi genitori fossero abbastanza aperti, eh, questa fissazione della bambina per la scrittura li lasciava molto perplessi. Con i primi soldi. 50 lire, si è comprata un foulard di seta azzurro che ne costava 25, quindi ha speso moltissimo per questo, per questo oggetto d'abbigliamento. Questo foulard, questo velo azzurro l'ha portato per tanti anni fino al momento in cui non l'ha perso perché il, mar, il vento gliel'ha portato via sul traghetto che la portava a Napoli. Sul traghetto che la portava a Napoli perché finalmente andava a vivere in continente. Questo velo che prima finì nell'acqua e poi si allontana, le è sembrato un buon auspicio per la sua vita futura a Roma, così come era sembrato un bel auspicio eh, cogliere un volo di, di fenicotteri sullo stagno di Cagliari. È arrivata a Cagliari, chiamata da una... Eh, direttrice, redattrice nonché creatrice di una rivista femminile, esattamente si chiamava Mensile, Periodico Mensile Femminile, La Donna Sarda, una intraprendente torinese che aveva sposato Manca Sardo, Cesare Manco, era venuto a vivere a Cagliari. Eh, aveva fondato questa rivista che parlava di cultura, di cucina, di giardinaggio e si presentava così alle sue lettrici. Verrò da voi come una buona amica. Quindi anche lei in maniera non aggressiva, così come inoffensiva voleva sembrare Grazia Deledda agli occhi dei suoi interlocutori. Il, 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 il soggiorno di Grazia Deledda a Cagliari è stato abbastanza breve, ci è arrivata eh, alla fine del nell'ottobre del 1999 e ci è rimasta sino a marzo. Uh, scusate sino al marzo al 1900 in marzo 800. sì certo certo <ride> meno male che non parliamo di matematica non è, il mio, non è, non è il, mio, il mio forte dunque è stata a Cagliari sei mesi e questo era, era uno tranello. in realtà era un tranello, ma sono stati bravissimi e dunque ci rimase soltanto sei mesi tanto da poterle diciamo eh, cambiare completamente l'esistenza era la città di Otone Baccareda, questa Cagliari che lei ha vissuto per sei mesi, una città che aveva, eh, tra l'altro tra poco il comune ha dedicato a Baccareda molte manifestazioni, anche altre associazioni hanno dedicato, hanno celebrato la figura di questo sindaco, che è stato sindaco a più riprese di Cagliari, come ve lo sapete, era un giurista, era un giornalista, era un deputato, era un saggista e ha cambiato letteralmente la faccia di Cagliari l'ha fatto abbattendo le sue mura, cosa di cui possiamo poi discutere eh, se sia stato un bene per sempre oppure no, però ha svecchiato la città, allineandosi completamente con i livelli europei in cui si viveva la famosa Belle Époque. E dunque Baccaredda è stato il, il sindaco che ha voluto il bastione di San Remi la passeggiata coperta che è stata concepita proprio come un salotto urbano però con una vista meravigliosa del mare quindi era un'idea eh, un'idea eh, abbastanza avanzata per quei tempi e poi il palazzo municipale una serie di, di miglioramenti della rete idrica dell'illuminazione era una città che si è aperta finalmente al mare perché il palazzo civico dal diciamo dalla Turrito Castello è venuto sulla, quasi sulla riva del mare. Cagliari aveva all'epoca almeno tre teatri che funzionavano regolarmente. Il Politeama Carboni, il, il, Politeama, il Teatro Civico, il Politeama Carboni e il Politeama Margherita, nonché un regio cinema, cinema, cinematografo. Era dunque un posto dove la città dove le persone uscivano si incontravano e c'era per esempio un, un albergo che era molto famoso all'epoca presso i contemporanei che era la scala di ferro era un albergo dotato di, di straordinari comfort aveva una sua rimedia dei giornali aveva le acque termali aveva eh, un giardino interno con una fontana disegnata da sartorio dunque era effettivamente un, un qualcosa all'avanguardia e dunque, Cagli eh, eh, Grazia Deledda arriva a Cagliari e naturalmente eh, si va a teatro anche lei. A teatro proprio che la prima per la prima volta vede, intravede Palmiro Madesani, ma non si danno una grande corda. Fino a che ha un ricevimento a Casa Manca, perché la, eh, la direttrice della Donna Sarda è stata, diciamo, una provvidenza per Grazia di Lei incontra questo sovrintendente della finanza, era un mantovano, eh, lei lo descrive eh, con occhi orientali e bellissimi baffi, e, e lui le propone quasi subito di sposarla e poi lei, storia notissima, risponde: Sì, d'accordo, ma entro due mesi. Ecco come, diciamo, il carattere, eh, l'estrema energia che aveva questa donna si palesa già da questo matrimonio, che altro a quel che ne sappiamo è andato benissimo, perché eh, Palmiro subito dopo essersi coniugato con Grazia Deleida si è occupato essenzialmente della, della carriera della moglie, eh, si è messo a studiare l'inglese. Nel libro che Giancarlo Porco ci ha fatto, ci ha fatto diciamo, ritrovare, perché... Io non l'avevo mai letto, ma mi, con, mi consola sapere che neanche, neanche Maria Antonietta l'aveva letto. Allora, nel libro, eh, attentamente, eh, diciamo con delle note attentissime, una, una ricostruzione filo filologica veramente notevole, che io devo fare i complimenti. Riporta anche tutte queste, eh, tutto un carteggio con un editore americano che le propone, anzi quasi le impone un lieto fine per questo famoso dopo il divorzio. Quello che le nostre meravigliose attrici vi hanno letto è una delle conclusioni eh, in cui, grazie a Deleda, diciamo, eh, gli americani non volevano un finale tragico. Eh, L'editore gli diceva sì, va bene, eh, molto interessante, ma non vendiamo. Quindi anche questa è una nota assolutamente... Eh, contemporanea eh, si scrive perché si deve vendere, se no non si edita, non si pubblica. E tornando alla eh, vita, alla breve ma vittoriosa vita di Grazia Deleda a Cagliari, eh, nota tante cose in città, ha anche tra l'altro una certa ironia, uno spirito arguto, per cui per esempio eh, oltre a lodare l'eleganza delle signore che eh, passeggiavano in via Roma, e le fotografie forse qualcuno ce la farà vedere qualcuna delle altre eh, diciamo interlocutrici eh, apprezzava dei cagliaritani diceva che erano che erano garba, garbati ed educati e notò alcune cose strane tra cui il modo di passeggiare dei cagliaritani che le sembrò stranissimo perché dice racconta lo racconta proprio con molti con, molto, con molti particolari procedono a due a due o a tre a tre in ritmo regolare. Se per caso, per qualche ragione, uno di questa fila si arresta, tutti si arrestano e nessuno sembra a dolersene. Cioè è una prassi assolutamente normale, un modo evidentemente di camminare allegro con tutti quanti insieme. Eh, un altro personaggio che le viene fatto di notare è l'uomo pilastro. Cioè questo, questi signori, questi giovani si immagina che per ore e per ore stavano sotto la finestra della loro innamorata o della loro morosa, anche se stava al terzo piano, e stavano lì per ore e ore e nessuno neanche di questo sembrava avvedersene o dolersene. Non le capitò per fortuna di incontrare invece il famoso tipo esquimese di cui parla invece Lorenz quando circa vent'anni dopo, viene in Sardegna e, e nota eh, della città, perché non aveva un carattere eccessivamente, diciamo, non era tanto eh, favorevole a dare giudizi positivi, quindi della città nota questi muli microscopici, i ragazzini con le ceste sulle sulla testa. E uova splendenti, ecco le uova del mercato del largo, quelli veramente lo conquistano, perché scrive che uova così splendenti che sembravano perle, non ne ha vista da nessuna parte, nemmeno dalla Sicilia da cui veniva. Io voglio tenermi nei dieci minuti raccom raccomandati dalla, da Maria Antonietta, ma vi voglio... Eh, Dire cosa c'era, per esempio, sulla, pag sulla prima pagina dell'Unione Sarda del 20 gennaio del 1900. Ho scelto questo giorno perché oggi è un 20 gennaio. Allora eh, è molto interessante leggere i giornali dell'epoca perché innanzitutto ci sono le lettere di lettori che si esprimono su qualsiasi argomento, anche diciamo facendo qualche rimostranza o ai funzionamenti eh, de delle cose in città o anche alla politica. Quindi nel, nella, prima, nella prima pagina, proprio era, allora i giornali erano composti, mh, diciamo, di, 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 di poche pagine, e tra l'altro eh, è curioso come eh, ci fosse l'abitudine di mettere tutto insieme in prima pagina dagli annunci economici, agli annunci funebri, la cronaca giudiziaria, tutto quello che poteva interessare la città. Ma questo è molto importante. Il giornale aveva anche uno sguardo oltre l'isola, per esempio si intrattiene a raccontare come a New York eh, in quel periodo fosse stata fondata una filarmonica tutta al femminile, cosa abbastanza eh, inaudita, e allora il cronista, che però giustamente deve fare un po' il provinciale, annota «sarà anche il pubblico in gonnella» e con questo lascia perdere questa, eh, diciamo, importante iniziativa di fare un'orchestra tutta al femminile». E gli, anni, gli anni in cui Grazia Deleda più o meno sta a Cagliari sono anche gli stessi anni del eh, qualche, qualche tempo più, più tardi: degli ultimi romanzi di Francesco Abate che si basano su storie vere accadute a Cagliari e che ci stanno svelando della città delle cose molto interessanti che forse c'erano sfuggite. Il, tra l'altro nella, nella questa pagina dell'Unione Sarda ci sono le cose più strane che però manifestano una, un interesse anche per quello che non era soltanto nell'isola, che era anche fuori nel mondo. Ci sono naturalmente le cose caratteristiche, per esempio si raccomanda un sapone al fiele. Che mi è rimasta la curiosità di sapere cosa facesse di buono, e c'è l'inserzione di un marmista che propone di eh, riprodurre le opere di uno scultore, ci sono delle ehm, notizie di, di borsa, ci sono notizie che riguardano un po' tutto, tutto il resto, c'è un articolo sulla libertà di stampa, ci sono i programmi dei vari teatri e del regio cinematografico e del regio cinematografo. C'è per esempio il uh, cenno il fatto che in quegli anni cominciava a nascere una era già nata una nuova classe, la classe borghese, imprenditori, persone che venivano da fuori eh, avevano, uh, e avevano costruito, per esempio, la piazza del Carmine, nasce così come noi la conosciamo proprio in quel periodo, perché da ex foro poario foro del bestiame dei Romani era adibito a raccolta delle merci di tutti i contadini che venivano a Cagliari a vendere appunto i loro prodotti e poi a poco a poco sono stati costruiti oltre il palazzo delle poste che fu successivo il palazzo Chapelle, il palazzo Auerbach, dei palazzi che erano come dire la, e come sempre avviene la, il marchio della città che cambiava. Grazia Ada parla di molte cose, cita molti personaggi, non accenna, ma io penso che ci sia passata, eh, di aver assaggiato le specialità della, del, del caffè genovese, del caffè svizzero e della pasticceria tramer, che erano state aperte già da anni, e che eh, diciamo facevano le, del caffè tramer, di cui eh, c'era Gramsci che era goloso delle delle meringhe di Trammer che mi dicono io non lo so non, non ho potuto assaggiare che ultimamente sono state assassinate. Quindi se è così abbiamo anche un delitto, un delitto che viene fuori in questi, in questi, da questi appunti su Grazia Deledda. la descrizione della città è fatta eh, in maniera un po' poetica, i cieli sono vaporosi, l'area è rosa, il terrapieno è dolce e triste. I palmizi e i cactus danno alla città un sapore orientale, insomma, eh, l'ha definita la città dell'amore. Grazie a Deledda, per lei la città dell'amore, la città dell'amore, o perlomeno eh, di quello che lei ha deciso dovesse essere, una svolta eh, per la sua carriera. Quando dove si sposò poi a Nuoro, con un abito lilla e argento ornato di perle, dico bene. sì eh, quando, eh, quando al momento delle nozze, eh, non ordina abiti, non, or non ordina un corredo di abiti, ordina soltanto del mobilio. Più tardi, quando va a stare a Roma, ordina tutti i mobili ai fratelli Clemente di Sassari, con questa raccomandazione: che fossero solidi, semplici, facili da pulire e avessero dei motivi dei decorisardi. Perché lei, e questo lo scrive esplicitamente molte volte, di mattina fa la Massaia, la sera scrive. Quindi eh, diciamo non è una donna che ha abdicato totalmente ai suoi ruoli tradizionali, è una che tranquillamente fa spolverare il tavolo e poi in questo, in questo salotto, nel suo giardino, nello studio dove tra l'altro eh, intrattiene rapporti, stiamo parlando ovviamente del periodo romano che era è stata la sua piattaforma e la sua vera eh, campo di battaglia, eh, intratteneva importanti artisti dell'epoca, per esempio ha incontrato, ehm, è un, non è stato un incontro troppo piacevole con Puccini, Puccini a lei non piace, Puccini di lei non ha letto niente, eh, e per, cui non, è, è per tacere poi di Pirandello che dedicò alla copia Madesani. Ma, L'ha sempre negato per la verità ma sembra che, dedico, che dedicò la, eh, alla coppia Matesani-Deleida un uh, lavoro piuttosto caustico che si intitolava Suo Marito. Io credo di avere finito e eh, voglio solo chiudere con una dichiarazione che grazie a Deleida ha fatto a Stoncolma l'indomani del Nobel. Eh, notate che c'è arrivata col treno in seconda classe. Perché il premio Nobel non era stato ancora incassata, Quindi lei ci è andata col suo cappotto vecchietto, con la cloche in testa, con un bel mazzo di margherite e di gerani e, pa e Madesani era in bombetta. Uh, All'indomani del premio Nobel uh, ha avuto ovviamente occasione di fare tante interviste in cui ha dichiarato una cosa molto importante. Che io credo si possa mettere proprio a silloge di tutto questo discorso che ho cercato di fare su questo lato. Diciamo eh, personale di Grazia De Reda che disse: La mia umiltà è appunto la leggenda della mia umiltà, è per l'appunto una leggenda. Grazie, grazie, grazie mille. In realtà. Eh... Se noi ci figuriamo il suo primo viaggio fuori da Nuoro, che era più o meno un paese, verso la città, chiunque ven, ven proprio a dire, eh, eh, si parla lì, c'è come la canzone di Paolo Conte, Genova per noi: chiunque arrivi dal nord, e arrivi a Cagliari, poi eh, ha l'incanto di questo luogo inaspettato un luogo che, no, che, che appunto appare dolce, appare luminoso, appare comunque con un paesaggio assolutamente rassicurativo nella dialettica tra città di pietra e città d'acqua. Non dimentichiamoci che nel 1866 Cagliari inizi, smette di essere eh, piazzaforte militare, inizia tutto il processo di... Ehm, con grande dolore di Giovanni Spano, di abbattimento delle mura, e eh, tutti quelli che erano stati militari iniziano ad aprire bottega e sagosta, cioè via Manno, il Corso, via Baile, e inizia ad essere eh, quella borghesia eh, urbana che costruisce oltre le mura e costruisce le ville suburbane andando oltre il Castello. E comunque noi abbiamo, a dire la verità, il rimpianto di questa borghesia buttaghera, che non è eh, che c'è cioè un po' da chiarire perché c'è un qualche disagio rispetto a questo, quando invece in altre città questo non è stato. E lei però ne coglie l'effetto le, positivo di questa uh, uh, forma di emancipazione anche economica. Nel momento a Nuoro eh, c'è il trasferimento dei devoto che iniziano a operare da Cagliari. Credo che questa parte che Francesco abate sta esplorando ci aiuti molto, sono dal 1900 al 1921-22 quando inizia eh, appunto la fase, cioè quando Cocortu per l'appunto rompe con il re, eccetera. È una fase a Cagliari in quella fase Arriva anche Gramsci, cioè c'è ci Rafa Gazzia che dirige l'Unione. È un periodo davvero interessante. Bene fa Francesco che è stato quello che ha, ha, ha partecipato la volta precedente eh, a, a, alla tematizzazione di questa fase, di questa esplorazione che noi stiamo cercando di fare, questo scavo nella contemporaneità. Eh, Daniela Zedda che è è, abbiamo interpellato Daniela perché ci aiuti a capire com'è che questa donna si faceva riprendere, si faceva fotografare, eh, anche lei è stata una donna molto mediatica, molto mediatica, molto attenta ai mezzi di comunicazione di quel momento, quindi ben altro che timida e riservata e questa coppia societaria oggi la chiameremo, una coppia molto moderna in cui entrambi fanno un patto e lui si sacrifica. E lui si sacrifica, si licenzia. Interessante anche questa, questa pratica eh, che loro oh, adottano in modo che lui sia al servizio di lei e del successo di lei e del modo in cui entrambi costruiscono questa immagine che noi abbiamo. Buonasera. Allora, intanto mi voglio scusare per la qualità pessima delle immagini, perché è stata una sofferenza metterle insieme e, e per me sarebbero state tutte da cestinare. Ovviamente internet che gentilmente si prodiga di completare eh, i ragionamenti eh, a delle immagini a bassissima risoluzione per cui non è stato facile. Poi non è stato facile perché in realtà mi è venuto anche il fastidio di non averla mai fotografata, perché ritengo che nessuno dei fotografi, neanche Eva Barrett eh, abbia avuto l'interesse ad osservarla e quindi a raccontarla per ciò che era e non per ciò che doveva apparire. Però, siccome il titolo è L'autorappresentazione di Grazia Deredda, io inizierò dalle sue parole, perché solo di parole si può parlare, non esisteva neanche l'autoscatto allora, e inizio a raccontarla come lei si raccontò a De Cubertini, Sì, vabbè... Eh. Sì, gubernati non, non lo imparerò mai. E, quando era ancora ragazza, in, in una delle lettere che gli mandò, si definiva così: C'è una Grazia e c'è Grazietta. Eh, grazia che non ha capricci, che sorride sempre, che non ha passioni, ne offende mai nessuno. Educata e casalinga. Grazietta è invece determinata a scrivere, a diventare famosa piccola, caparbia e selvaggia, fa tutto a modo suo. Questa era una bellissima descrizione per una giovane ragazza, ma crescendo, all'età di 34 anni, volle aggiustare il tiro e si raccontava così in una nota biografica. Io non sono affatto modesta, ritengo anzi che la modestia, il riflesso sia il riflesso di uno spirito che si ritiene inferiore perché realmente sente di esserlo. Io sono invece orgogliosa non perché ho scritto dei romanzi che ottennero fortuna ma perché mi sento cosciente, forte, superiore a tutte le piccolezze e i pregiudizi della società. Se fossi nata uomo, che poteva anche essere possibile, sarei stata un solitario, sarei vissuto in un edem, donna. Devo adattarmi a piegarmi, a vivere fra coloro che amandomi e proteggendomi completano la mia esistenza. Ma questa, sì, era grazie a Derede ovviamente, perché era lei che ce lo diceva, però la rappresentazione di sé più vicina alla realtà forse ce l'ha data nella descrizione di Cosima, dove... Si definisce piccola di statura, con la testa piuttosto grossa, mani e piedi minuscoli, con tutte le caratteristiche fisiche sedentarie delle donne della sua razza, forse di origine libica, con lo stesso profilo un po' camuso, i denti selvaggi e il labbro superiore molto allungato. Aveva però una carnagione chiara e vellutata, bellissimi capelli neri lievemente ondulati e gli occhi grandi a mandorla. In un, di un nero dorato e a volte verdognolo, noi conosciamo bene questa tipologia di occhio tipicamente sardo, eh, con la grande pupilla, appunto, delle donne di razza camitica, che un poeta latino, e qui viene fuori proprio la sua indole, ciò che lei era realmente, chiamò doppia pupilla, di un fascino passionale e irresistibile. Quello che lei riteneva di avere, ovviamente. E allora parliamo di cosa penso io. Premetto, adesso vi inizio a mandare anche delle foto, perché una noia mortale parlare delle fotografie senza farle vedere. E non ci sarà, c'è una sequenza, ma adesso perdonatemi che non c'è proprio un, un ritmo che spesso sarà in sincrono. Ecco, allora, qui. aiutatemi che questo è un pc e io lo detesto apri ma non, non, non si collega allora premetto che per me la fotogenia non esiste e sta solo al fotografo la capacità di analizzare le linee del viso quando si tratta di un, di un primo piano e riequilibrare tutte quelle dissonanze che creano la mancanza di bellezza perché è solo la dissonanza tra le due metà del viso che disturba soprattutto quando una persona si rivede non si piace mai e allora il fotografo dovrebbe eh, utilizzare la composizione l'inquadratura eh, soprattutto la luce L'elemento fondamentale che crea realmente l'anima nella foto, tant'è vero che fotografia significa scrivere con la luce, quindi bisognerebbe proprio scrivere le foto come si scrive un racconto, e, e lei già nella composizione non ha avuto fortuna, perché i fotografi che l'hanno fotografata. Solitamente maschi, quindi più alti di lei. Lei aveva detto in un periodo che era alta 1,60. Manco per niente, forse era 1,50. Eh, sì. eh, eh. Lei tanto la fotografavano seduta, non se ne accorgeva nessuno. Invece, quando occasionalmente la fotografavano, questi fotografi che non erano attenti non tutti erano attenti, qualcuno sì la fotografavano. Dall'alto del fotografo verso il basso, quindi diventava ancora di più idrocefala, ancora di più schiacciata in terra e, e poverina non ne guadagnava. Tant'è che ci sono alcune foto dove aspettate se riesco a mandare le altre, perché non mi vogliono supportare questi ragazzi. Il PC è troppo scemo e, e quindi, eh, il fotografo, allora, questa che non so come, come fare a allora, quella del, quella dove avete detto: questo è il marito, quella è una foto del matrimonio, e anche nella foto del matrimonio non sorride. Perché la caratteristica di Grazia Deredda, per fortuna, anche nelle foto di quel testo che hanno mandato a, a maria antonietta anche lì ci sono delle foto molto belle con lei ha degli abiti sontuosi però col bambino in braccio non sorride mai e, e vabbè era così la eh, ecco le manine piccole poi sempre seduta qui lo stereotipo della mano che solitamente serve per, per mascherare il viso, per non... ma volentieri. Il matrimonio, se fosse stato il mio computer, te l'avrei... ecco, pausa. E non pausa, niente, un accidente. Non pausa, scusate. E... Quindi allora, eh, ma queste sono le ho messe così per essere perché, appunto, sì. Questo è il matrimonio. Io non so come abbiano fatto a rendersi conto che quel vestitino era lilla, con le perle e con i pizzi. Perché, eh, sì, ma anche rifarlo uguale. Da questa foto anche con la descrizione, e eh, ci vuole fantasia comunque. Eh, quindi, eh, nei, primi, sì, eh, nei primi piani della, che la ritraggono da giovane, che sono semplici, sono anche più gradevoli, complice l'età ovviamente. Ma difficilmente in queste immagini si potrebbe, si, potrebbero, si, potrebbe, si potrebbe capire la sua personalità partendo dalla loro osservazione. Le foto che ritraevano anche spaccati di vita, eh, di moglie madre esemplare e adeguata al ruolo, non la vedono appunto mai sorridere. Lei. Beh, guardate questa. <ride> non sorride con nessuno. Ma non sorrideva a nessuno, dice bene Giovanna. Adesso andiamo, andiamo alle altre. Aspettiamo la fine di questa. Allora, andiamo all'altro no, all filmato. Qui, anche con i, quando è con i bambini, è, è sempre perfetta, impeccabile, ma è come se fosse assente. Qui, ottima padrona di casa, il tè delle cinque. Eh, però sono foto che apparentemente sono istantanee perché c'è la dinamicità. Sì, adesso qui io vorrei dire una cattiveria. Tanto no, stanno registrando, non la posso dire. Tuttavia, questa torna indietro. Questa, questa qui è la più spontanea. Dove lei è anche più accattivante, ha questa posa che la aiuterà per un altro motivo. Tiene la mano sulla gamba del figlio, ma diciamo che ha un atteggiamento più di confidenza verso eh, questo che era un giornalista. Comunque, questa forse è una delle più costruite, delle più piacevoli per lei, non per noi. Eh, andiamo a quelle dello studio. Anche qui, se, la cosa che impressiona molto sono le mani e come le teneva, perché... Le teneva sempre nella sua posizione. Qui. No? Sì, no. Andiamo, eh, andiamo all'altro. Ecco, questa poi ricordatevela perché è l'unica dove sorride. Ma sorride perché? Perché il fotografo sta dall'altra parte. Quindi lei era assolutamente ignara che la stessa lo fotografando. Tre, sì. Oh, poi ci sono le le foto dove lei interpreta un ruolo, che è il ruolo di scrittrice, ma lo interpreta nel modo in cui i fotografi la vedevano. Perché a parte questa, seduta nel divano, che è anche comodissimo leggere un libro stando in quella posizione, ehm, a parte, ecco questa, però tu qui assorta nella lettura, anche questa è molto bella, è sempre lo studio, probabilmente questa è un fotografo con una mano diversa, si capisce dall'ambientazione e dall'essenzialità, questa è una delle, a mio parere, è una delle costruzioni più belle e che la rappresentano di più, cioè isolata in questo ambiente nero, illuminata dalla luce di un lampadario casalingo, seduta. Anche un po' inchinata, quindi l'altezza non si percepisce perché per lei era comunque un pro, uno dei, dei problemi estetici. Andiamo avanti, bellino che sei seduto vicino a me. Ecco poi: qui c'è tutta la serie della fotografa vera perché queste foto che sono state scattate da Eva Barrett, che era una fotografa eh, molto famosa in quegli anni, che. Adottava una tecnica di ritocco fotografico ante litteram, eh, Photoshop ante litteram, sulla lastra. Quindi lei mh, correggeva alcune zone facendole diventare più chiare, altre più scure, esattamente con la chimica. Però una tragedia, perché voleva essere spontanea? grazie a Deledda in questa foto proprio per niente e le altre quella mano sul libro questa, questa accenno che neanche Nereide Rudas quando le avevo fatto quella foto che io non apprezzo che hanno messo nella locandina perché era lei però lì era lei che si voleva che voleva avere questo atteggiamento io in realtà puntavo più alle mani all'intreccio delle, delle due mani di Ciusa. Lo scultore che c'era sul tavolo. Quindi, dopo quella per me orribile, le avevo chiesto nel re di Rudas di intrecciare le mani a fianco a quelle. della... Però mi ha fatto questo regalo, a Maria Antonietta, così che possiamo dire che questo atteggiamento ha sempre significato, nei secoli, la, diciamo. L'intellettualità, sì, lo... esatto la, il pensiero che si, che si creava. Sì, sì, sì. sì. Quindi andiamo anche alle altre perché ha sempre questo scialletto gettato così in modo informale eh, che l'aiuta. Ecco. Eh. Qui adesso vai un po'. <ride> ecco. Sempre la mano così, qui lo sguarda all'esterno, quindi ci rimanda ad altri mondi, ci rimanda ai mondi che lei racconta, eh, e non si sofferma a guardare in faccia chi lo osserva, ma va oltre. Poi, questa, che a mio parere è la più bella, dove lei, cioè do, non dove lei è la più bella, è l'immagine più bella, perché, eh, no, perché non è la più bella, perché... Se una persona si mette in quella posa, gli cade la faccia a quell'età. Quindi lei qui ha proprio le guance che sono un po' scese, però finalmente dà un senso a quel libro, alla mano che ha spostato e anche al fatto che stia leggendo. Quindi può non guardare in macchina perché non ce n'è bisogno, sta leggendo veramente. E questa, tra l'altro. Di quelle, delle foto che si trovano su internet, è l'unica firmata da Eva Barrett. Quindi, è firmata sotto in basso, non si vede. Eh, perché lì è più chiaro di, del monito. E quindi, sicuramente anche per Eva Barrett era un'immagine un importante. Andiamo oltre e andiamo alle altre foto importanti, questa famosissima che sono state realizzate da un bravissimo fotorepo fotoreporter di quegli anni, tale Armando Bruni, eh, di cui esiste un fondo importantissimo, che ha le foto dei 30 anni dal, 50, dal 1920 al 1950, il più importante. Fermiamolo un attimo, perché volevo far, far vedere una cosa. Questa foto che solitamente viene utilizzata con, quella, con quel contrasto, dove viene annullato tutto il resto dell'ambiente, dell la credenzina di Clemente, il lampadario, il termosifone, che rendono la situazione molto, molto vera, un po' sporca. E... Tra l'altro, qui ci sono questi bellissimi, c'è cioè questa bellissima scultura di Tavolara in legno. Conoscerete, ehm, che sono, io, io non ne ho viste altri, sono il richiamo alla Sardegna più connotativo. Sicuramente, questo fotografo, che era molto bravo, deve aver composto lui questa immagine perché presumo che sul bordo del tavolo a grazia Deledda non gli sarebbe mai venuto in mente di poggiare quindi è una foto è una bella foto costruita ambientata e che ha un senso e c'è un altro motivo ve lo voglio dire ehm, questi queste sculture hanno una doppia valenza perché distolgono se torni all'altra si vede sono più sì, ecco, perché distolgono lo sguardo dallo sguardo di Grazia Deda, che poverina ha uno sguardo veramente inquietante. Io ho provato anche a separare le due metà del viso, perché solitamente tutti quanti abbiamo una metà più dolce e una metà più, più dura, non c'è cioè, non ce n'è perché tutte e due, le metà, sono inquietanti. Non, non capita mai. Però poi mi sono fatta anche una ragione. Se andiamo a quella successiva, all'altra. Sì. E la ragione me la sono fatta guardando questa. Dunque, questo per chiunque, per qualsiasi, almeno non dico per chiunque, per me questa foto sarebbe uno scarto da non presentare mai, vero Milena? <ride> Perché questa non è una foto dove lei sta leggendo e sta guardando in basso, questa è una foto di passaggio. Cioè, ha sbagliato il fotografo la sincronia tra eh, la chiusura delle palpebre, delle palpebre automatica e invece la funzione di avere lo sguardo basso per leggere ma siccome presumo che non ce ne fossero tante dove lei aveva gli occhi aperti, proprio perché essendo una che non amava essere fotografata, perché questo, chiunque dica il contrario, dovrà passare sul mio cadavere, e lei veramente aveva, provava un grande fastidio, un grande fastidio perché intanto... Chi la fotografava, la fotografava per come lei doveva apparire, quindi creandole un ruolo, uno stereotipo, dove lei difficilmente si riconosceva. Eva Barrett era una fotografa bravissima, ma lei non ha mai uno sguardo sereno, neanche in quel momento, neanche quando a fotografarla era una donna, perché c'è differenza nella relazione tra un fotografo uomo e un fotografo donna è una fotografa donna per, per chi viene fotografato, vero Milena? <ride> e comunque questa foto dove viene cambiata la composizione perché è lo stesso momento, è vestito uguale, è pettinato uguale, viene messo questo vaso di fiori che ha valenza in tutto il mondo e lei però ha questa posa che è sbagliata. Allora mi sono data una ragione anche per quella foto che abbiamo visto prima, per quello sguardo così spiritato, perché quando una persona è tesa e non vuole essere fotografata, c'è una, re una reazione, un riflesso incondizionato, che è quello di chiudere frequentemente le palpebre. Quindi il fotografo, dopo che si era veramente infastidito perché ne faceva una e ne sbagliava dieci e allora non, non c'erano le digitali quindi la lastra costava allora le ha chiesto di tenere lo sguardo fisso e sfidere chiunque se gli viene chiesto di tenere lo sguardo fisso avere uno sguardo rilassato non, non è possibile e così mi sono tranquillizzata, anche perché oggi se si fa una foto con lo sguardo che non va bene, eh, si cancella e se ne fa subito un'altra. Ma quando si lavorava con le lastre, queste sono lastre, o anche con i negativi, le foto non si vedevano prima. Quindi questo disgraziato di fotografo ne ha fatto... 20, perché non è che se ne faccia essere 350, ne ha fatto 20 per riuscire a usarne una decente e l'altra così come è venuta. E quindi mi sono anche un po' tranquillizzata sullo sguardo di Grazia Deledda. Eh sì, andiamo avanti perché non mi ricordo neanche io quelle che. Ecco, poi ci sono queste che hanno tutte come a metà. Mi ha stupito questo questo parallume perché ricorda molto quello della, del lampadario in alto, quindi magari c'è anche una situazione di riciclo, potrebbe esserci. Questa lei ha gli occhiali, quindi non appartiene a quella serie di immagini che abbiamo visto prima di Bruni, però è una, una, questa è una foto molto bella, che tra l'altro è la copertina di un libro scritto da Maria Elvira Ciusa a Romagna per Delfino, eh, però mi chiedo, ma l'avrà fatta sedere dalla parte giusta oppure dalla parte opposta. E perché? L'unico motivo può essere quello dell'ombra dell sul viso, che è una delle poche dove il viso è per metà in ombra. Perché eh, in qualche immagine si riscontra, quelle più da adulta, una leggera imperfezio imperfezione al naso, quindi ho pensato anche che c'è quel tiretto che dà fastidio, perché una deve stare dalla parte opposta del tiretto, del cassettino, chiamatelo come volete. E, e quindi, però qui è già un po' più distesa, forse l'età l'aveva un po' rassenerata e gli occhiali l'aiutavano. E... Ecco, abbiamo finito, dovevo andare all'altro. Eh, e comunque, anche in queste, dispiace dirlo, no, quella è eh, il Nobel. Eh, quindi, anche qui non ha mai sorriso. Qui ci sono le immagini del premio, quando lei va... Va a ritirarlo, anche qui non c'è mai traccia di sorriso, anzi, questa, forse qui sta sorridendo, mandale velocemente. E ecco purtroppo, questa è una di quelle inquadrature famose. Era allora, questa probabilmente era fatta un italiano, mi viene da dire. Poi, invece, guardate la differenza. Questa, questa invece è fatta dal basso, il fotografo che l'ha fotografata ha avuto l'accortezza di abbassarsi lui e quindi lei sembra ad un'altezza normale, molto gentile, ringraziamo il fotografo anche da parte sua, quest'anno deve essere lo stesso di prima perché anche qui hai voglia a, a fare una, un campo più chiuso, però lei poverina... Con quelle dalie 58 quando ha preso il i. E allora mi sono detta: ma com'è possibile che una persona non sorrida mai? Neanche quando sta andando a ritirare. Eh, eh, però io che sono fotografa e quindi so che un fotografo può far fare qualsiasi cosa senza chiedere niente alla persona che si fotografa, perché non bisogna mai, dal mio punto di vista, chiedere di assumere un atteggiamento. Bisogna sapere aspettare che quella persona poi si riveli per ciò che è. E lo scatto bisogna farlo solo allora, perché sennò vengono fuori foto tipo queste. E allora, sì, finito. Andiamo il sorriso, ed ecco che sono tornati, son tornati indietro nell'unica, nell'unica foto dove lei apre la bocca leggermente, perché neanche questo si può definire un sorriso. Ma si deve essere distratta, poi era ancora giovane. Quindi, qui lei è esattamente. La descrizione di Cosima ha i denti selvaggi e ha il labbro in avanti: no, non leporino, in avanti perché è il dente che lo spinge, <ride> è il dente che spinge. Vai avanti perché adesso è tardi. Pensavo di non parlare invece altro che. Ecco. Questo è il video e qui lo capirete meglio: questo è il video dell'uscita dopo che ha ricevuto il premio. Allora, Madesani è contentissimo. Lei e guarda in alto Madesani perché sicuramente l'operatore dice qualcosa. Questa è la sua espressione. Però qui si tradisce perché l'operatore insomma, deve aver detto qualcosa. Ecco. Ecco, si copre e eh sì, è questa. E questo è il motivo, secondo me, per cui grazie a Deredda non sorride mai. E ultima cosa, però, perché questa ve la voglio dire, andiamo sull'altro, poi lo fermiamo. Volevo dire che grazie a Deredda, sì, la foto dove è venuta meglio è questa. Perché non è lei. Eh, vai avanti di una. No, no, vai avanti c'è. Cioè, sì. Questa a Merano magari lanza, lanza, lancia, lancia, eh, lancia una notizia su De, sul 150 anno di nascita di Grazia Deleda e usa questa foto. <ride> Detto questo. Allora, allora io volevo chiedere a Daniela Daniela allora se io dovessi lasciarci non fare l'analisi delle foto mie perché tu hai una, una capacità psicologica quasi da risonanza che da immagine fotografica grazie Beh, allora la chiudiamo con Patrizia Sardo e sì. le, eh, la uh, l'abbigliamento, vieni qui. È tranquillo. Allora, io cercherò di essere un po' più generosa nei confronti, nei confronti di Grazia dell'ED, che lo merita ampiamente. Eh, abbiamo anche eh, realizzato un eh, video che dovrebbe andare a corredo di quello che volevo raccontare. Eh, possiamo mandarlo? Non è eh, in sincrono, quindi è solo per godere, giusto per rappresentare un po' quello che volevo dire. Il vestito è strutturato come un linguaggio e taglio del linguaggio sulla materia, sulla stoffa. Tessuto e testo rimandano entrambi alla stessa origine, tessere, intrecciare, entrambi sono il risultato di trame. Il tessuto, i fili di lana um, eh, o cotone, la poesia, il romanzo, eh, sono di parole. Ed è per questo che ogni tipo di comunicazione, vestirsi, implica compiere delle scelte che riguardano noi e quelli che ci stanno intorno. L'abito, quindi, ci rappresenta nella vita, cioè, racconta la nostra identità, sia antropologicamente che culturalmente. Naturalmente. Eh, scrive eh, Umberto Ecco che chi si è entrato in contatto con le questioni semiologiche sa come anche l'annodarsi una cravatta la mattina rappresenta una, una scelta ideologica più lenta. Ok, ciao, so, benvenuto all'ansia dell'arghe, è tardi. E io stessa, uh, nel mio lavoro uh, con Antonio Marras, racconto, uh, utilizzo il vestito come se fosse un foglio, un libro, un diario, in pratica utilizzandolo come un testo un insieme organizzato di immagini, che, ehm, di tessuti che scelti, eh, messi e eh, incastrati in una certa maniera rappresentano qualche cosa e il bagaglio eh, della, delle fonti che abbiamo della storia del costume nel corso dei secoli è ricchissimo e abbiamo un quadro di quello che eh, succede nel, tutto lo, se noi leggiamo appunto questi, queste indicazioni eh, risulta un abbiamo un ruolo abbiamo chiaro quanto sia importante il ruolo della moda e eh, che ci raccontano quindi quello che è stato e ci danno dei suggerimenti per quello che sarà. Il, per quanto riguarda gli abiti, quindi sono una lettura del mondo, una metafora dell'essere e lo specchio della realtà contraddittoria del mondo. L'abbigliamento contribuisce a raccontare quindi il racconto della nostra identità. Anche grazie a Deledda, che ha studiato a fondo, per esempio, le, le tradizioni e le credenze e i costumi sardi, nel libro Tradizioni popolari di Nuoro in Sardegna diceva In Sardegna si deve dire dimmi come ti vesti e ti dirò chi sei. In questo caso, quindi, sappiamo benissimo quanto sia fondamentale noi, che proveniamo da questo territorio così stratificato, quanto il vestito tradizionale parli e comunichi e voglia esprimere, e, e rappresenti sia la nostra dimensione sociale, la memoria, i valori e tutto quello che, 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 che ci ha eh, rappresentato. Una realtà quindi molto complessa, quella sarda, lo sapevano, era, questo era noto, per esempio. Tanto che Sanders che nel 20, 27 ha organizzato un viaggio in Sardegna, proprio per, e Sanders sappiamo bene che è l'autore di quella monumentale opera fotografica, ehm, Uomini del XX secolo, dove ha fatto i ritratti di tutte le categorie ehm, del, della popolazione della Repubblica del Weimar, dividendoli in donne, commercianti, classe sociale, artisti. Ehm, e questi ritratti rappresentano appunto un reale. Grazie. È... È... Sguardo attento di quello che veramente era l'epoca a quel tempo. Tant'è vero che le, le sue eh, foto, ehm, insieme a tanta arte, arte definita degenerata, non è stata ehm, accettata dal, ehm, dal partito tedesco nazista, perché certo perché lo, lo considerava poco consono all'ideale ariano del, ehm, del, del tedesco. Quindi l'abito è un simbolo che. Ehm, che crea un'appartenenza un è qualcosa che, che ci, eh, ci permette di e ogni individuo può attraverso un collage può diventare anche un'installazione e, e può parlare un linguaggio capace di abbattere i limiti del tempo e dello spazio il, ripercorrendo in breve il, la storia della moda sappiamo come alla fine del rinascimento e sotto oh, l'influenza della moda spagnola e che era quella mh, più rigida, eh, per essere alla moda la donna doveva mostrarsi più virtuosa, meno libertina, e indossava forme, ehm, eh, nuove forme come la costruzione soprattutto dei busti e dei corsetti che addirittura all'inizio erano costruiti in ferro battuto, poi piano piano eh, sono, con l'avvento di nuovi materiali come le stecche di balena sono diventati un po, meno, um, un po' meno rigidi e comunque la donna col corsetto, abbiamo visto anche da poco quel bellissimo film, Il corsetto dell'imperatore eh, 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 deformava completamente il corpo eh, eh, fino al novecento eh, dove c'era il corsetto vittoriano la donna doveva per forza eh, avere sempre questa forma clessidra dove, il, eh, dove il, eh, la vita era sempre più stretta e veniva enfatizzato il, il busto e, eh, eh, e i fianchi il corsetto era quello che procurava quei romantici svenimenti proprio perché impediva di, di respirare. E Ambrose, che è il padre della chirurgia moderna, fu il primo a mettere in guardia dei rischi di, di questo, um, questo strumento. Eh, addirittura durante una dissezione ha mostrato come, il, come le, le costole venissero sovrapposte una all'altra. proprio... Um, per, per l'utilizzo oh, insano di questo, del corsetto. Poi, dalle donne, le gonne poi sostenute da sottogonne, piano piano diventano ancora più grandi, il loro peso limitava completamente il movimento delle donne, che comunque erano tenute a rimanere ferme, a rappresentare qualcosa di, di, di suppellettile, non c'era bisogno che si muovessero tanto. Nel 59, per esempio, un giornale parigino ha raccontato di una storia di una giovane donna. Donna che dopo invidiata dalle amiche durante un, un, un ballo uh, a 23 anni poi è morta, e durante il e poi si è scoperto che aveva tre costole eh, perforate e, eh, così, eh, non di tifo né di parto, ma a causa di un, di un corsetto. Quindi, eh, c'è uno stretto legame quindi fra la, mh, fra la moda e l'emancipazione femminile. un ehm, al, e, e, infatti le suffragette appena in, hanno iniziato a, a rivendicare il, i loro diritti, l'eguaglianza con l'uomo, eh, il diritto al voto, eh, la prima cosa che hanno fatto era liberarsi dal, eh, dal corsetto che per anni sono stati una prigione per le donne che dovevano solo essere eh, ammirate e i vestiti servivano solo a quello. Un abito da uomo, per esempio, agli inizi del Novecento aveva 15 tipi di tasche che contenevano eh, conteneva di, soldi, biglietti da visita, l'orologio. Le donne non avevano tasco, dovevano essere tutte eleganti con la borsettina. E quindi agli inizi, per esempio, le suffragette, la prima cosa che hanno fatto è mettersi dei gilet pieni di tasche. E, agli inizi del Novecento, quindi le donne decidono di far sentire la propria vo voce e iniziano proprio attraverso l'abbigliamento, iniziano quindi a, ad accorciare gli orli a eliminare il busto, le più coraggiose indossano anche i pantaloni, si tagliano i capelli, che anche quello è già inizia inizia a qualificarle, e, e gli stilisti che iniziano a nascere in quel periodo iniziano a vedere, a dare un'altra immagine della donna, Paul Poiret fu forse il primo che eh, eliminò la, la, la visione della donna ad esse, e, e, e che rivoluzionò e la moda fu senz'altro Coco Chanel, perché lei lavorando a cavallo delle due guerre, doveva eh, la donna doveva essere eh, più libera e più tra e più non. E avere una, una un, essere più morbida e ha inventato il jersey quindi la, i primi reggiseni arrivarono sul mercato per la donna furono una vera e propria rivelazione fino a quando poi nel 68 sappiamo che proprio questo elemento invece è stato motivo di ehm, di, di protesta delle donne quindi la moda ha contribuito nel corso della storia a rappresentare eh, quello che è successo nella, nella, civiltà, nella società contemporanea e Grazia Maria Cosima Damiana Deletta, che atteggiamento aveva nei confronti della moda, e grazia era una donna determinata e attenta alla moda, lo dimostrano la sua cura per la casa per le relazioni ehm, vaste e ehm, ehm, varie che ha intessuto con una costante corrispondenza, per l'attenzione ai dettagli, per la consapevolezza dei ruoli e per la eh, coscienza del valore di se stessa. È intelligente, perspicace, curiosa. E testarda, e ovviamente, eh, pensa al matrimonio come a quel tempo unico mezzo per poter eh, perseguire il proprio fine, che è quello di scrivere, e sa che soltanto allontanandosi da Nuoro può, eh, raggiungendo Roma, può realizzare quello che le, che le, interessa. Quindi crea anche una relazione, come si è stato detto, completamente anticonvizionale con il marito, una relazione di estrema attualità, lui si licenzia, le fa da impresario, una relazione che, come ha citato prima, ha suscitato anche ilarità e ironia dei suoi colleghi, chiamando mh, Palmiro Modesani Grazio Deledda, e eh, fortunatamente il suo scritto, suo marito, non è stato neanche accettato dall'editore proprio perché, eh, comunque, rappresentava eh, sia una misoginia sia una grande invidia. Eh, prima di, suonarsi, di, di sposarsi, lei, i, i, i suoi primi testi sono stati pubblicati, come sappiamo. Tra l'altro, da ultima moda, un magazine che per lei era come internet, per noi era quello che, che la metteva in comunicazione col mondo esterno. A quel tempo, Nuoro era un paese di montagna, promosso a città di capoluogo di provincia, abitato però da contadini, pastori, pochi borghesi e non aveva nessun tipo di istituzione culturale come teatri, biblioteche, musei che invece c'erano a Cagliari. E leggiamo da, da Cosima, che la prima volta che le chiedo una fotografia a corredo. Della sua novella. Uh, lei uh, ne aveva solo una, dove aveva questo mh, vestito mh, viola mezzo lutto, una spilla d'argento e i capelli sciolti, un'immagine un po' greve che non la rappresentava secondo lei. E in quel momento lei era in, 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 in lutto e sappiamo bene come era pesante il lutto. In quel periodo che bisognava stare 3-4 anni, cinque anni, chiusi a casa, eh, chiuse le, le finestre, con addirittura lo racconta anche lei nelle tradizioni popolari: che le vedove dovevano avere la camicia sporca, lo mettevano nel, nel fuoco e, e, e indossarla fino a quando non cadeva in brandelli. E lei quindi per corredare il, il suo testo per la rivista, um, sottrae, come dice lei, eh, con coraggio e, ostia, e ostizia, sottrae dalla dispensa dell'oro per pagare il fotografo e fare una fotografia che lei scrive, la ritrae con la testa che c'è da un grande ventaglio, quindi non si vede come, come il, 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 la. Um, la bocca, un grande ventaglio di piume di struzza, a guisa di ala, di protezione, a risaltare i suoi occhi, occhi cuprei, come li definisce, occhi che le piacciono tanto, del resto lei si piace, eh, lo dimostra tante volte. Questo io lo trovo bellissimo e modernissimo. Si piace, e si descrive: Sono una signorina sarda, molto giovane, molto coraggiosa, nell'arte che adoro, molto giovane, ma sembro più fanciulla ancora. Non rassomiglio punto alle altre fanciulle sarde perché sento tutta la modernità della vita. Sono piccola, pallida e bruna, un po' spagnola, un po' araba, un po' latina. E, e così, ma quasi grazia, con i primi soldi scritti nel libro, li, i derivati dalla pubblicazione delle novelle, si compra un bel vestito di setina nera, puntini d'oro e a boa di struzzo, nere e bianche, che ha assieme del serpente e dell'uccello. Quindi molto. molto uh, okay molto coquette del suo abito da sposa ne ha parlato prima si fa voleggia perché abbiamo solo quella foto perché lei lo scrive sì, nella mia motraccia appunto in una lettera che scrive al futuro marito dove appunto dice che aveva questo vestito argentolilla guarnito di pelle e dice figurati lo scintillio tu sfigurerai a meno che non metterai il, la tua bella divisa e quella spada di, di cui ho tanta paura eh, grazie a stessa quindi in una lettera invece a Stanis manca il suo la sua delusione più grande d'amore eh, parla per esempio della madre dicendo: Mia mamma è ignorante, veste ancora in costume, sebbene a me mi abbia educato come la più aristocratica delle signorine. E lei veste in costume, c'è un eh, bellissimo ritratto dove a me sembra che sia bella fiera. Eh, grazia. Ehm, spesso le sue protagoniste non sono belle. Come in Fior di Sardegna, Maura Laura non è bella. E secondo me la descrive come si vede lei, a parte l'altezza, e dice essa, bruna, alta, sottile, grandi occhi neri, sempre velati da una leggera tinta di naturale tristezza, dalle lunghe ciglia nere. Le labbra carnose, rosse ardenti, molto elegante, molto chic nell'accorciarsi, nell lunghi capelli oscuri, crespi e folti. Aveva lei sola un segreto per potersi vestire sempre così bene, benché semplicemente. Sicuramente questo è una, un suo motto. Proprio il fior di Sardegna utilizza gli abiti ehm, e il significato dei colori per rappresentare i caratteri dei personaggi. Le protagoniste hanno una mamma arcigna, severa e triste, che ricorda un po' la sua, e, e loro, malgrado, vestono spesso di nero e non alla moda. Mentre l'amica che incontrano alla stazione balneare è sempre vestita di chiaro e veste alla moda. E, 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 la, e Lara, Maura, eh, soltanto quando incontra finalmente il suo amore, è vestita di bianco. In dopo il divorzio ci descrive la differenza tra la povera. Ehm, Sfortunata Giovanna che viene da un piccolo paese con sopra l'asino vestito in costume e Grazia, che è il nome invece della uh, fortunata cugina che vive a Nuoro, che è ricca, legge il giornale di moda, veste all'ultima moda, indossa abiti bianchi con crinolini, pizze, maniche sbuffo, che sembrano delle ali di del berletto, sembrano delle meringhe. e Sebbene la deleda Ironizzi scrivendo che questo uso costringe le donne a passare di traverso attra attraverso le porte. E zio Efes dice, ah la moda, quando ero piccolo io le donne erano grandi e rotonde perché avevano tutti i gonnelloni eh, e sembravano delle capanne e ora queste maniche invece crescono, crescono e fra poco spicheranno il volo. Eh, dopo il suo trasferimento a Roma Grazia si preoccupa certamente molto. Di cosa indossare secondo me era una, un, è un modo di rappresentarsi esattamente come le fotografie infatti lei frequenta anche se non assiduamente importanti salotti letterari è amica di tanti letterari e artisti e anche delle donne più importanti e interessanti di quel periodo era amica di Sibilla Leramo di Malti de Serao, che andava a, um, ogni volta a incontrarla e, quando si trovava a Roma e di Eleonora Duse e io mh, mi sono immaginata vedendo le sue foto che lei mh, la vedo da giovane, quindi i, con abito, giacca chiara colettino di camicia in pizzo, come se fosse una delle sorelle March di, di piccole donne, forse Emila più romantica. E qualche volta Giola la ribelle, un po' come Grazia, Grazietta che raccontava che raccontava Daniela. Poi la vedo in un vestito ottocentesco scuro, sobrio, con la vita segnata e camicia ridondante accollata, pizzo in blu e crù, che ricorda Beatrix Potter. Eh, Potter, la scrittrice e disegnatrice di Peter Rabbit. Poi la vede Tayer, l'abbiamo vista nella foto di Daniela, bene. Tayer, colore grigio, giacca da uomo morbida e scivolata, gonna alla caviglia, camicia bianca, scarpe particolari, modernissima, come avrebbe potuto essere vestita Virginia Woolf durante il viaggio culturale in Grecia. Poi la vede in passeggiata a Viareggio col marito e i figli. Vestiti alla marinara, lei con ombrello parasole e abito primi del secolo, che potrebbe essere un, fo un fotogramma. Questo è Batilde Serao. Ehm, un fotogramma dal film tratto Morte a Venezia di Visconti. Poi la veda a mezzo busto, in abito scuro, in seta, minimale, austero, elegante, bastine, piegolini, bottoncini e piccolo colletto in pizzo tipico degli anni venti che avrebbe potuto essere indossato da Agatha Christie. Spesso ha uno scialle, retaggio del costume sardo, o semplicemente perché molto in uso fra le signore dell'epoca, sembra Colette. È un'epoca importante per la moda, è un cambiamento, per l'affermazione della donna, a me piace nella foto con il grande cappello e la stola e la immagino passeggiare a braccetto di Marcel Proust per i giardini Champs-Élysées è bellissima l'immagine che la ritrae sul CFA con una camicetta a riga e gonnellone arricciato come in un dipinto famoso di le donne che leggono sono pericolose, la mia miss preferita è il ritratto di Cardilli trovato in un archivio del Corriere della Sera giornale con il quale ha collaborato per vari anni, lei giovanissima indossa un cappellino elaborato e sfizioso e un, un abito con maniche arricciate a sbuffo che ricorda un ritratto di Toulouse-Lautrec immagino quanto deve aver riflettuto per la scelta dell'abito per il ritratto del premio Nobel, nelle cui motivazioni non vi racconto perché tanto le sapete tutti. Elegantissima, cappello cloche, pelliccia con colomontante linea dei venti per affrontare il grande freddo di Stoccolma a dicembre, abito vita bassa, con fascia in seta, cangiante scura e interventi di velluto, colletto e carre bianco, con e ricami e stola nella foggia tipica dell'epoca che richiama lo spirito di Zelda Fitzgerald. Lei diceva di sé. Sono piccina, piccina, sa, sono piccola anche in confronto alle donne sarde che sono piccolissime, ma sono ardita, coraggiosa come un gigante e non temo le battaglie intellettuali. Donatella Versace avrebbe detto molti anni dopo di se stessa: Sono bassa, ma penso alto, chissà, forse è proprio ispirata dalla grande potenza di Grazia Deledia. Stupendo! Cioè, come dire, la nostro motto è no umili ma non modeste <ride> no, perché ne esce fuori e noi siamo contenti di aver pensato di pubblicare tutte queste relazioni di tutti questi incontri perché alla fine forse in questi sguardi diversi che stiamo anche che sembrano apparentemente leggeri ma siccome um, qualche riga di prusto l'abbiamo letta non c'è cosa più Complessa delle cose che sembrano appunto leggere, e così di superficie. Allora, in questa serata bellissima, comunque di cui vi ringraziamo profondamente come museo, noi siamo partiti dal libro tuo. In realtà, tu ti sarei perso, e venendo da Nuoro, avrei detto anche tu ai cagliaritani: Ma voi, no, eh, cosa. Eh, cosa eh, Cosa fate quando leggete queste ricostruzioni filologiche, tutto il lavoro d'archivio? No? Forse, probabilmente, lo sguardo, dopo un lavoro così eh, profondo come quello che tu hai fatto, è quanto riconosci generativo in quel romanzo, nel discorso che abbiamo sentito, e ci manca purtroppo, ma ci manderà il suo scritto, eh, Susanna. Da Giovanna Caltagirone, Alessandra Menesini, ehm, quanto riconosci che era già presente profondamente tutto quello che loro hanno scavato in quel, eh, dopo il divorzio, nella versione eh, italiana e nella versione americana? Poi, poi eh, siccome altrimenti si arriva, che essendo naturalmente nuore, ed essendo io eh, compratelo così almeno fa tubatto. Ah trovato tu e non mi arriva, quindi... Ecco, nel senso se dico compratelo... Ah, no, leggende, no, 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 no. Certo. Va bene eh. così. Sì, 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 perfetto, ma io non ho detto nulla. No, eh. no, ma, no, 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 Ci ho anticipato. Ho fatto tutto da solo Sì, sì, eh, sì ma beh, eh, grazie. grazie. Posso salutare? Buonasera intanto. <ride> Poi vengo anche alla, alla, alla domanda e quindi con una risposta. Ma intanto volevo salutare, scusate per gli eh, perché preliminarmente vorrei dire che mi onora il fatto di aver fornito eh, occasione, o se si vuole la scusa, un po' la scusa perché si tenesse questo incontro eh, del Diano, che vede la partecipazione di così illustri. E competenti relatrici che da tempo apprezzano il loro lavoro artistico e intellettuale, alcune delle quali conosco ormai da più, da oltre vent'anni, come Alessandra e, e Daniela Seda, perché le nostre storie personali e professionali si sono incrociate di diverse, diverse volte, lietamente. Per questo eh, ringrazio eh, Maria Antonietta Mongiu con eh, Francesco Muscolino per aver effettivamente e eh, devo dire mer meravigliosamente messo a frutto nell'organizzazione dell'incontro di stasera l'occasione dell'uscita del mio lavoro su Dopo il divorzio di Grazia D'Aleda. Quel che avevo da dire, da dire eh, in termini di filologia di tecnica narrativa su Dopo il divorzio si trova nell'introduzione, quindi appunto andate a comprare il libro. Eh, Ecco, andate a comprare un po', un po più, eh? meno diretta, un po meno unorese. Eh? Io sto eh, citando Salvatore Sacro. Eh sì, no? andava Potremmo citato anche sulla, sì, sul sacro che si rifà sì. all'Antico Testamento, esatto. lo dice chiaramente. sì, sì. Cosa, che Comunque, questo, questo libro, eh, studiato così attentamente da un filologo, un tale scout come lui. Le sue note sono un romanzo nel romanzo. Grazie. Tutto qui. Grazie. C'è anche una tatteria nella edizione spesso di Grazia Del in questo caso. Certo, sì, no, anche se è, è stato fatto... stata comunque oggetto di lavori seri dal sì, punto sì. di vista filologico, ah, soprattutto negli, filologico. Ultimi, negli ultimi anni. E il fatto è che questo romanzo era un poco noto vi dico due cose che troverete nel libro ma in maniera abbastanza veloce spero abbastanza cazzivante e so che siete anche stanchi stanchi a questo punto e comunque appunto non mi pare il caso di tornarci su sulle cose che ho messo nell'introduzione nella lunga introduzione del libro tanto più alcuni brani poi li avevo forniti magari per la lettura ma forse non ci sarà tempo. Tuttavia credo, no. Tuttavia credo che un minimo di presentazione di questo poco noto romanzo di Grazia Deledda sia anche qui opportuna, se non doverosa, perché appunto ha dato la scusa all'incontro. Dopo il divorzio è uno dei romanzi meno noti di Grazia Deledda eh, ed è un'opera che possiede almeno due caratteristiche eh, specifiche nella fluviale produzione narrativa dell'autrice. La prima è che fra tutti i romanzi di Grazia De Deledda è quello più scopertamente impegnato sul fronte socio-politico, il, il titolo parla da solo, è un titolo assolutamente didascalico e forte, voluto dalla Deledda anche con una certa furbizia eh, mercantile, commerciale. Eh, scritto mentre in Italia viveva un particolare momento di intensità e di forti contrapposizioni, la discussione della legge sul divorzio. Che, come si sa finirà nulla di fatto e ci vorranno altri 70 anni perché stiamo parlando per darvi un riferimento cronologico del 1901 qui siamo nel 1901 la seconda specificità che è altrettanto interessante di dopo il divorzio consiste nella concezione di un progetto narrativo distopico cioè immagina una storia ambientata nel eh, nel futuro, vicino, non troppo distante, ma nel 1904, mentre lei scrive nel 1901, cioè immaginando che la legge sul divorzio sia effettivamente sta, eh, stata approvata e che sia quindi vigente. Mm? E quindi fa una, 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 un, una piccola distopia, cioè costruisce quello che al periodo si chiamava il romanzo del domani, era un'etichetta che veniva utilizzata... Nella, nella stampa del periodo in particolare la usa un bravissimo critico cagliarizzano del tempo io Randaccio eh, dimenticato adesso che scriveva per l'unione sarda eh, ma era un grande critico letterario e aveva recensito dopo il divorzio aveva usato questa categoria del romanzo del domani Facendo i nomi di quelli che erano gli, eh, gli autori più in voga al periodo che utilizzavano questo genere, ovvero ed erano, vendevano parecchio anche in Italia, editi da Treves e ed da altri editori importanti, era Edward Bellamy che era, eh, aveva scritto Looking Backward, eh, ambientato una storia, una storia nel, negli anni 2000, hm? nel, dal 1887. Eh, poi c'era un, un altro titolo che vi segnalo, era ehm, William Morris, inglese questo, News from Nowhere, è stato rieditato da poco da un editore italiano, adesso non ricordo il nome, ve l'avrei fatto, eh, cioè notizie dal, da nessun luogo sarebbe, eh, che uscì in Italia per Cantoroviz, che era un, un editore tedesco che operava a Milano e faceva questi libri all'avanguardia. E mi fermo qui, ma ce ne sono tanti, quindi, comunque, è aggiornatissima per quanto riguarda le letture del periodo. Le letture possiamo dire fantascientifiche, perché queste sono vere e proprie, vere e proprie distopie che collocano lontano nel tempo la storia. Eh, la storia romanzesca. Eh, infatti manca, in, dopo il divorzio, l'ingrediente fatta scientifico, non c'è questo, e la manovra distopica di trasferimento in avanti in Deleda è assai più delicata. Insomma, la realtà in effetti quattro anni dopo non può essere tanto diversa, non ci sono eh, eh, delle, delle invenzioni narrative tecnologiche o quant'altro. Eh, infatti, la colloca, la colloca nel 1904 e nel 1908 ed è un futuro dove si immagina, come vi dicevo prima, che la legge sia stata approvata, entrata in vigore. Assunto, questo assunto generale serve poi all'autrice per inscenare una problematica che non è invece una novità in tutta la sua produzione ed è anzi una costante: la convivenza e più spesso il conflitto. Fra istituti esterni sovraordinati della società borghese, quale può essere quello appunto, eh, il, quello emanato, eh, la legge nuova emanata, e codici sociali della sua Sardegna centro-orientale, dove è ambientata la storia. Ehm. Nel ricostruire la storia editoriale di Dopo il divorzio, vi dico solo questo, ho scoperto che il primo passo di questa vicenda è rappresentato dall'uscita appuntata del romanzo sulla Rassegna Nazionale di Firenze, una rivista cattolica. Questo ci dà un'indicazione di, di quale fosse anche l'idea di Grazia della rispetto al divorzio, eh? non, era, non era favorevolissima, ma eh, dobbiamo dire che la Rassegna Nazionale, diretta da Manfredo da Passano, era assolutamente un... Come dire, organo del Partito Conservatore, di un cattolicesimo chiaramente eh, aperto, ben inteso, eh, però comunque conservatore rispetto alla, alla, alle proposte di legge sul divorzio, era chiaramente eh, contrario. Eh, questa prima edizione della, in rivista puntate, come si soleva fare, della, 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 del romanzo, che poi verrà trasformato in edizione di volume, non si conosceva, stranamente. Eh, ci sono questi vuoti, talvolta, eh, anche nella ricerca sull'opera sull della Deledda, che appunto mi sono un po' messo a colmare con questo lavoro. Eh, eh, esce un anno prima, un anno prima. Quindi l'ideazione del romanzo, come vi dicevo, eh, non è tanto da collocare come si faceva prima, quando c'è la proposta di legge Cocorto. corto eh, che era un, un, praticamente il fautore principale della legge del 1902 che non è passata. Ma c'era stata la proposta di due deputati socialisti, Berenini e eh, è, è Borciani. Ed è lì che la, che la Berenini e Borciani che proposero eh, la legge. A un certo punto, uno dei personaggi, infatti, eh, del libro, che è primo uno studente in legge nel 1904 e poi l'avvocato che avrà un ruolo determinante. Nella, eh, nella, nella decisione eh, di, di Giovanna, eh, la protagonista femminile, di divorziare dal marito in, che sta scontando una lunga pena. E, a un certo punto si dice, nella versione in rivista, che è molto interessante questo punto, seguitemi solo un attimo su questa questione testuale, nel, nella versione in rivista dice, naturalmente, riferito al personaggio, era socialista. Mm? Perché era favorevole e portava le novità da fuori. Eh, si rende conto che è un po' una forzatura, una specie di prevaricazione autoriale, evidentemente, e nella versione, nel romanzo, dice, dicevasi socialista, cioè demanda la definizione al personaggio stesso. È interessante dal punto di vista della raffinatezza, della correzione, e comunque del non forzare la, la scrittura verso contrapposizioni ideologiche troppo evidenti. Eh, la cosa importante da notare qui è che la Valetta però è subito sul pezzo, utilizzando una un'espressione un giornalistica, cioè è, rispetto all'attualità eh, politica e sociale, decide subito di creare un libro, una storia, un romanzo, che era il suo mestiere, eh, e prende posizione, come vi dicevo. Eh, questa posizione si evince anche da una lettera che lei, lei scrive a Georges Rell il suo traduttore francese nel 1901 e dice la rassegna nazionale di Firenze fra l'altro qui nominava questa lettera è pubblicata da, da più di vent'anni, nominava la, la, la rassegna nazionale che ospitava la prima edizione però non se n'è mai parlato di questo vabbè. Cose che sfuggono. La Rassegna Nazionale di Firenze, che è la nostra massima rivista cattolica moderata, scrive il traduttore francese, sta ora pubblicando un mio nuovo romanzo contro il divorzio. Appena finita la pubblicazione, mi permetterò di mandarle un estratto di questo romanzo, la cui traduzione si potrebbe proporre a qualche rivista o da qualche giornale cattolico francese. L'area individuata è sempre quella, la destinazione. E come vi ho detto, la Rassegna Nazionale era praticamente organo del Partito Conservatore, non ufficiale, ma ufficiosamente lo si può considerare tale. L'abilità la, rispetto a tale contesto, compositivo, eh, politico, ideologico e sociale, eh, della Deledda, si dimostra nell'aver evitato, e questo è un punto importante, il rischio della costruzione di un romanzo attesi. Non lo fa, non lo fa. Perché non lo fa? Perché è un artista, fondamentalmente. È un artista nell'intimo, è ben poco interessato a mettere una narrazione al servizio di uno scopo ideologico. La vera arte si avvale di sfumature, ricorre all'opacità del senso, e in un gioco polifonico plurivocale direi, un po' rifacendomi al titolo delle voci di stasera. Quindi, una plurivocalità dei personaggi e di ideologie, mette in gioco le contraddizioni dell'esistenza individuale e sociale, senza presumere di guidare il fruitore, in questo caso il lettore dell'opera d'arte, eh, narrativa e di scrittura, verso un disegno ideologico univoco, che sia univoco. Una volta, eh, una volta Salvatore Nifoi eh, eh, mi riferì a una frase del suo conterraneo Costantino Nivola che, insomma, conoscete entrambi, penso non ha, non ha, sono due personaggi che non hanno bisogno di presentazioni che è emblematica rispetto a queste cose che, che sto dicendo la ricordo, non so se l'abbia mai scritta Nivola da qualche parte eh, diceva così, come la ricordo non si dovrebbe mai scrivere con la penna stretta nel pugno mm? è importante cioè i lettore, eh, scusate, in dopo il divorzio, come nelle altre sue opere, Grazie Allegre non c'è mai al gesto di incidere il segno, il segno netto del proprio credo ideologico. Anche questo voleva dire eh, Costantino eh, Nivola, che operava un'altra arte ma era anche un'ottima un penna. Non si deve mai, eh, mai eh, eh, appunto, eh, impugnare la penna così, non si scrive mai così. Che non è la definizione di un gesto, ma di un gesto stilistico e anche ideologico, cioè l'arte della scrittura è fatta, come dicevo prima, di sfumature, di opacità e mai di gesti eh, rozzi. D'accordo? Ehm... Salto un piccolo pezzo perché credo che sia un po' tardi. Dico soltanto che non è che l'impostazione della sua arte narrativa sia eh, così sfumata ideologicamente perché non avesse, non avesse lei le idee chiare, tutt'altro. Mm? Eh, ma appunto perché prevalgono sempre le ragioni dell'arte. Lo, lo dice bene questo, già nella prefazione a Nostalgie, pochi anni più tardi. Rispondendo all'accusa che le veniva mossa di fare romanzi a tesi, per l'appunto, e sperava cioè che i lettori non vedranno una delle solite tesi, a parte, eh, qui parla lei, di cui a torto sono stati accusati i miei romanzi, ma la semplice narrazione di un brano di vita, di questa nostra vita moderna così multiforme e interessante, e questo è un passo dove si nota tutta la modernità della Della in, in, in questa sua idea di poetica e anche. Del, del fare arte per l'appunto. E lo ribadisce poi in un'intervista rilasciata alla Tribuna proprio su femminismo e antifemminismo alla Tribuna nel 1911, qualche anno più tardi. E dice: Io non sono femminista né antifemminista, questa sembra un'affermazione un, un po' salomonica, di comodo, no? mm? un po' agnostica. Però dice poi: Sono un artista. Ecco la distinzione vera. Esprimo impressioni individuali, sentite qua magari anarchiche, con la sola visione della giustizia sociale. Badate che anarchico non era un termine che al periodo si poteva usare così, eh? cioè erano passati poco più di dieci anni dall'uccisione da parte dell'anarchico Gaetano Bresci di Umberto I e si era scatenata una furia poliziesca nella ricerca addirittura dei cosiddetti apologisti, cioè di chi per sbaglio in un bar... Così si esprimeva, ma non dico a favore di Bresci, ma tiepidamente, veniva arrestato, tratto in arresto, pagava una multa e quant'altro. Quindi anarchico era una parola, no, scom è, proprio, è pericolosa anche da usare. Eh, eh, Degubernati, se, se posso ricordare, no, aveva avuto un'infatuazione per Baccuni, sì, temporanea al massimo. Altrimenti lui, sì, poi aveva disconosciuto totalmente. In fondo, era un conservatore, un reazionario formidabile, era, però, ha avuto un periodo di quelli boh, si era infiammato per il Bacone, che era in Italia al periodo che stava in Italia, ecco perché. Quindi l'aveva c'erano, come nell'intervista che abbiamo trasmesso la mattina che abbiamo dedicato la mattinata a Gramsci. Tra l'altro, abbiamo i numeri seguiti da quasi mille persone. Quindi, voglio dire, serve questo trasmettere le cose in realtà in quel documentario che era stato girato da Romano Cannas con quell'intervista bellissima uh, a Romagnino ricostruendo la storia di Cagliari in questi anni di cui stiamo parlando a Cagliari c'erano i circoli anarchici che anche Gramsci conosceva quindi c'era come dire una, uh, un sentire comune diffuso al di là Dell'atteggiamento poliziesco che si aveva nei confronti di costoro. Sì. Fa effetto sentirlo per autodefinirsi alla DELED, mm? che eh, la si vede così comunque distante anche da, anche da certa terminologia, se vogliamo. No? E invece è un po' sorprendente no? eh, sentire anarchica che è incorsivo nell'originale della tribuna. O l'ha chiesto lei, oppure la mansì giornalista per dire. Eh? Come se l'avesse messo quasi tra virgolette usando un altro espediente grafico. Però è l'unica parola in corsivo. Ma eh, andiamo avanti, potremmo andare avanti per fare. Quando interpellata, quindi poi potete capire, Grazia Deledda dava la propria opinione in modi, in modi molto chiari e precisi. La determinazione di Grazia Deledda è ben leggibile nelle vicende che riguardano la traduzione di dopo il divorzio in America nel 1905. A questo devo accennare perché poi. Eh, qui con, in questo consiste una delle scoperte più grandi, che, più grandi, no, voglio dire più cospicue, eh? volevo usare un termine più neutro, adesso l'ho trovato, più cospicue del libro, de, di questa nuova edizione uscita per il maestrale. Eh, ho potuto ricostruire questa inter interessante storia editoriale, cioè di dopo il divorzio quando esce in America nel 1905 col titolo After the Divorce, titolo Traduzione Letterale. Ho potuto ricostruire questa interessante storia editoriale attraverso il ritrovamento in archivi statunitensi della corrispondenza epistolare fra la scrittrice, l'editore Henry Holt e la traduttrice Maria Onro Lansdale. Mm? Di Filadelfia, l'editore di New York. Questa corrispondenza è integralmente riprodotta qui nel libro. Ma in parte in inglese, anche quella della Deleda, perché il marito si era appunto, l'ha ricordato, chi l'ha ricordato? Una, Alessandra, si era messa a studiare l'inglese e il tedesco per poter corrispondere con gli editori. Faceva da manager, da agente letterario vero e proprio. Mm? E aveva anche tutta un'esperienza precedente di burocrate. Quindi, comunque, era brava a protocollare in sì, sì, intendenza di finanza. Aveva lavorato e poi nel ministero della guerra. Prima, poi, di dedicarsi totalmente alla scrittrice, ribaltando un po' i ruoli per come li si intendono classicamente. No? Ed era così. Era una coppia davvero moderna da questo punto di vista. Molto intelligente. Intelligente, lui, lei, lo sappiamo. lui molto intelligente perché aveva capito e lei si è costruita una carriera in maniera avendo una sostanza dietro intendiamo cioè non si vende fumo difficile o, no, o è qualcosa che non dura questa è una regola molto importante uno può anche essere molto bravo nella comunicazione anche un autore moderno ma quando non c'è sostanza alla fine arriva la resa dei conti e guardate la storia è sempre così e... Vado velocissimo anche perché, sì, non, non mi manca molto. Hm? Ok? Eh, oh, oh, sento tensione. Con una lettera del 7 ottobre 1903, questa è la storia per suo mi capi, che è molto interessante dal punto di vista in, eh, testuale, oltre trasmette la decisione, oltre l'editor, vi ricordo, di investire su dopo il disorzio, elencando tuttavia una serie di condizioni la pubblicazione fra le quali pone subito al primo posto quella dell'aggiunta di un nuovo ultimo capitolo una parte eh, quella finale l'hanno letta benissimo le nostre attrici eh, poco convinto della inconcludenza finale del romanzo dovete sapere che nella versione originale italiana il, il romanzo non eh, ha quello che si suol dire un finale aperto così non la pensava la deleta per lei il, il libro finiva bene Così, questo è importante capirlo. Ehm, comunque sia, con lettera del 3 febbraio 1904, Grazia Deledda accetta le condizioni proposte dall'editore per la pubblicazione dopo il divorzio e promette di inviare a breve il nuovo capitolo richiesto. Così fa. Il capitolo aggiunto è nelle mani dell'editore soltanto eh, già il 10 marzo 1904. Holt scrive questa volta alla traduttrice Maria Lansdale eh, per comunicarle la propria insoddisfazione perché lei invia proprio l'ultimo capitolo nuovo con un finale però la finisce con un tragedione micidiale ideale. Eh, eh, per lui Holt diceva molto signorile, si dice: mi non mi sono spiegato bene, eh, sì voglio che si chiuda la storia ma no con una tragedia di nuovo, cioè Voglio un eh, pleasant ending, lo chiama lui, cioè un, un, un finale piacevole. Eh, mentre invece eh, scrive alla, 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 alla traduttrice, invece la signora, signora Deledda mi ha mandato una terribile tragedia, mi ha richiuso con una terribile tragedia. Voglio un play, pleasant ending. Eh? Quattro giorni dopo scrive direttamente a Grazia Deledda. È una lettera del 14 marzo, quindi proprio quattro giorni dopo, esprimendo la propria pubblicità. sul finale del nuovo capitolo. Si scusa, come vi ho detto, eh, per non aver detto eh, subito di volere a cheerful ending. Usano sempre un sacco di sinonimi per dire mandami un lieto fine. Eh? Un Qui si colloca appunto la richiesta di dare il lieto fine. Grazie a lei da non si perde certo d'animo, e questo è il punto essenziale col quale. Mi avvio a concludere, e già il successivo primo aprile, subito, immediatezza esecutiva, poi scrive a Maria Lainsdale, Fra giorni spedirò un nuovo, una nuova fine di, del dopo il divorzio, che spero soddisferà l'editore e il pubblico americano. Il manoscritto che promette di inviare conterrà questo, questo finale. Ed è, è quello che andrà a stampa, e che hanno letto prima, nell'edizione. Eh, americana però io ho trovato il manoscritto originale ecco questa è la, è la versione sua non ritradotta dalla perché era uscita nel nel 46 nel decennale della morte una versione del finale di, di questo happy ending, ritradotto eh, ritradotta, ritradotta dall'inglese all'italiano perché il manoscritto non si conosceva l'ho trovato eh, in ma um, so qui sarebbe lunghissima la, la, la disquisizione perché lei era precisissima grazie al marito, ma cosa faceva dei manoscritti che inviava, come in questo caso in America? Lei teneva una coppia nel registro copia lettere. Il registro copia lettere funzionava come una specie di fotocopiatrice, però con la migrazione dell'inchiostro che si umidificava. In questo registro, quindi ne teneva copia, copia perfetta, copia meccanica proprio, un duplicato. Questi registri sono all'ISRE donati dalla famiglia, dagli eredi, e lì si trova l'ultimo capitolo, ah, finale dell'ultimo capitolo per l'America. E lì si trova questo manoscritto. Quindi quello che avete letto voi però è quello scritto dalla Deledda direttamente, mentre la ritraduzione era stata fatta da una bravissima traduttrice, eh, Paola Oietti, figlia di Ugo Oietti, eh, ed era stata pubblicata in rivista da un grande critico della Deledda, che era Eurialo De Michelis, che aveva pubblicato la versione tragica, il tragedione di prima e il, e il finale, ritradotto però, non in originale. D'accordo? Detto questo, ehm, in realtà... Lei scrive questo lieto fine, ma la soluzione del lieto fine non piaceva per principio a Grazia Ledda. E questa è un'esperienza che non intacca, l'esperienza di scrivere l'Happy Ending, non intacca minimamente le convinzioni estetiche di Grazia Ledda, con una prova lampante del fatto che l'epilogo nasce e muore in After the Divorce. Questo romanzo viene riscritto nel 1920 si rint reintitolerà naufraghi in porto toglie tutti i riferimenti politici perché non hanno più senso non c'è più la distopia di cui vi dicevo prima beh, lei sta al famoso finale aperto cioè il capitolo americano non lo considera proprio è un'esperienza che ha accantonato e che l'ha destinata per l'America in maniera cinica ma in senso professionale e artistico mm? in una, una lettera alla, a uno dei suoi contatti tedeschi eh, Christine von Oening eh, mi pare che si dica così: Oene, Oene, del 3 luglio 1905 scrive: In Italia non piacciono le cose sentimentali e i romanzi alle tue fine. Del resto, io scrivo come scrivo perché sento così. Non si capisce la fine, per dopo il divorzio, proprio, dopo il divorzio tutti hanno detto che Giovanni e Costantino diventano amanti, e questo appunto volevo dire io. Per lei è, è chiuso è chiuso. Paragonare l'accettazione della richiesta di scrivere a comando, come per il letto il, il present ending, con la sprezzatura sui romanzi e le unita alla dichiarazione di scrivere rispondendo solo al proprio sentire, dà la misura di quanto grazie a fosse disposta nell'occasione a mettere da parte i suoi più profondi principi in fatto di creazione letteraria pur di entrare nel mercato librario americano. Ma perciò stesso l'episodio prova ancora una volta quanto Grazia D'Aledda fosse una vera furiclasse del mestiere di scrivere. In questo senso posso concludere dicendo che Grazia D'Aledda era un, osserva un osservante della legge di Borg, si sì, sto parlando del tennista Bjorn Borg, e vi spiego perché. Enunciata fra il serio e il faccetto in un recente manuale di scrittura, che vi consiglio fra l'altro perché di scrittura espositiva aiuta, Dell'italianista Claudio Giunta, un giovane italianista dell'Università di Trento, o oh, scusate, competente medievista, ma attentissimo alla contemporaneità dei suoi linguaggi, tant'è che ha analizzato il, il linguaggio, criticandolo, eh, politico di Matteo Renzi, in un libro molto gustoso. È uscito per Uttet, come non scrivere si chiama? Eh? Infatti, alla domanda del giornalista Roberto Gervaso, vi ricordate? Eh, rivolta a Bion Borg, il tennista, eh, chiese per l'appunto: La impegna di più un set con Lendl o, con, o un set con McEnroe Altri due grandi avversari. Borg rispose: Mi impegna tutto, anche un set con mio nonno. Non era difficile impegnarsi nella costruzione di un lieto fine. Questo, voglio dire adesso, in cui lei stessa non credeva per la, per la Tereda, ma che lei tecnicamente. Conosceva dai facili foglietton che aveva divorato da giovane, non era per nulla difficile costruirlo. Ma grazie Deledda dimise con determinazione, come nelle imprese più difficili, tutta la sua arte senza risparmiarsi. La morale è questa. Allora. La serata è stata lunga e interessante, si arregge un interessante Vuru, eh, noi ringraziamo quelli che ci stanno seguendo e che scaricheranno nei prossimi giorni eh, eh, questa conversazione che poi avrà un esito scritto anche, nel senso che questo appunto abbiamo detto è un grazie straordinario a Lia Careddu e a Tiziana Truia che ci hanno sostanzialmente alietato come sempre con loro <applause> Credo che ciascuno di noi, dopo perlomeno lo dico per me, credo anche per il direttore musculino che non è sardo e siciliano e sta imparando a, 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 a proprio, quasi vorticosamente no? alcune cose della Sardegna. Interessante. interessanti, che grazie a Deledda, che in fondo ai Sardi è un po' antipatica, che ah, così ha ah, questa specie di cosa, questa faccia trucida, questo non sorride. In realtà, dopo stasera, a me questa mi è molto simpatica, non solo ma l'abbiamo letta tutti da ragazze dopo Cosima io devo la rilettura di Cosima a, a Giovanna Cirina, se devo pensare a una rilettura penso sempre a Giovanna Cirina quando rileggo Cosima cioè. ma dopo le, vo, le vostre belle cose di stasera davvero è da rileggere tutta e anche da riprospettare diversamente no? eh, bellissima quella di Patrizia, alla fine se tu confronti con l'esterno visto che questi, quello impara l'inglese e il tedesco, averlo un marito che si dedica totalmente no, al genio della moglie, cioè è davvero anche questa cosa così straordinaria. Ah, questa confrontata a Colette, a quell'altra o a Virginia Woolf, quando nessuno si permette di dire che Virginia Woolf ha la faccia di cavallo, ok? Cioè, e, e pensiamo quanto sia affascinosa. Allora, guardiamola con un sguardo diverso, come stiamo cercando di fare. Costantemente in questo luogo guardare le nostre storie con uno sguardo differente, quindi guardiamo noi e gli altri in maniera diversa. L'appuntamento per la prossima settimana a, ai dialoghi di San Saturnino con Marco Pignotti: eh, Il sonno della ragione genera mostri. La settimana successiva, il primo qui, abbiamo una cosa bellissima: un giovane ricercatore organizzato dagli amici del museo e dal museo che parlerà di che cosa c'è di antisemitico anti, dentro i retabli che tanto amiamo quindi uno sguardo totalmente differente rispetto a cose che noi riteniamo il, eh, il giovedì eh, olivetta schiena e il 4 siamo a barumini quindi molte e te varia grazie di, della vostra presenza